In diretta dal Red Bull Ring, Spielberg in Austria va in scena l'undicesimo round della stagione 2020-2021 della Prime League. Amici di Formula Italian Team, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli. Per voi, Hiroshi, le immagini che ci giungono in diretta dalla pista sono curate dalla regia di Raffaello Morca, in arte Raffo Idex. Ciao Raffo, buonasera. Ciao Raffa, buonasera a tutti. Mentre in collegamento per noi dalla stanza dei bottoni della direzione gara c'è Ernesto Coppola, per molti Mister X. Ciao Ernesto. Ciao Raffaello e buonasera a tutti. Sì, potrebbe capitare qualche caso di disnomia nel corso della serata, staremo bene attenti. La Premier League torna in pista dopo un inizio di 2021 a cardiopalma, essenzialmente per quanto accaduto la scorsa settimana in Francia. Emis dalla pole aveva guidato il gruppo fino alla sosta anticipata per l'ingresso in pista della safety car per l'incidente di Ferrari. Rodeo quindi ai box con Zampi che si era preso la posizione, miracolo in casa Williams ai box per mettere davanti il suo alfiere nei confronti di quello della McLaren. Emis che poi con Fabio Max, con Brian, pardon, la wildcard si erano ripresi la prima posizione, un Brian che è anche sopravanzato Emis ma con 3 secondi di penalità, e quindi da lì giro dopo giro si è costruito un finale bellissimo, epico, capolavoro di questa stagione della Premier League. Solo un millesimo a separare Brian al primo posto ed Ennis in seconda posizione. Ci sono voluti 11 anni e l'edizione ad oggi più bella della Prime, essenzialmente per far registrare il distacco più piccolo in gara in assoluto della storia dei nostri campionati. Quindi sì, Formula Italia Team, grande lotta, l'abbiamo vista anche però per il podio, così come in Canada a 6 variabili, 6 piloti a giocarselo, però un testa coda di F, Zampi con un po' di contatti prima con Pozzolug e poi con Lopeschi, Lopeschi che poi ha centrato Long, Daniele Plec che ha toccato Lopeschi, insomma un po' un disastro per il ferrarista che festeggiava la sua centesima gara su FIT, riportando di nuovo per la decima volta tra l'altro la sua Ferrari in top 5, insomma stava festeggiando bene, purtroppo non si è conclusa nel migliore dei modi. Nella conciliazione quindi Pozzolug è riuscito ad ottenere il gradino più basso del podio, quarto posto da segnalare assolutamente Daniele Plec, nonostante il piccolo tocco all'ala, il piccolo danno all'ala e nonostante la disconnessione ha chiuso in quarta piazza, molto matura, molto di rispetto la prestazione di Daniele, ha mostrato una velocità davvero discreta. Un po' meno, ecco, se Daniele Maturo, leggermente tra virgolette infantile, invece l'altra metà rosa del garage alla Racing Point con Krikkonen, che si è ottenuto il primo punto della stagione, però poteva convincere di più visto che aveva dimostrato una buona velocità, però si è lasciato prendere un po' la mano in alcune occasioni. Si sono lasciati anche prendere la mano in maniera negativa, e mi vuole dirlo, chi come Dio, Fabio, ex pilotino. Un filotto di prestazioni nelle ultime gare per questi 3 piloti non all'altezza di ciò che hanno già fatto vedere nella prima parte della stagione, quindi li rimandiamo dalla scorsa settimana, vedremo come riusciranno ad esprimersi in questo GP d'Austria. Classifica dopo quindi il Gran Premio della Francia vede Pozzolug allungare, dopo come detto la debacle di Canino, Zampi, Lopeschi, F, Ferro, insomma ha perso punti solo nei confronti di Hamilton che ha chiuso secondo. E quindi Pozzolug quota 149, Canino 134. C'è un piccolo strappetto di 22 punti all'incirca, qualcosina di meno di 17 punti per trovare Lopeschi al terzo posto, che però guida un gruppo molto molto vicino con Long che è in ottava posizione, insomma a giocarsi le finals ed è a 84 punti, quindi non male questo selvaggio gruppo qui per la zona finals. Uno strappo poi un po' più pesante che però ci porta in quello che insomma è una sorta di campionato degli esordienti barra Gentleman Driver, insomma Dr. Wu, Kiko Driver, Fabio, Alex Pilotino sono tutti quanti lì con l'unico nodo della stagione, ovvero quello di Naspers, l'unico zero della stagione con Naspers che purtroppo non ha ancora ottenuto punti e nemmeno questa sera potrà farlo poiché vista la zona rossa non ha potuto raggiungere la sua postazione. Anzi, a proposito di ciò, troviamo in pista di nuovo Julius Reis, così come nella scorsa settimana, insomma, pilota che l'abbiamo già più volte conosciuto, riconosciuto la scorsa settimana e conosciuto l'anno scorso in Prime League. Quindi la RS20, la Renault, veste il numero 53, così come la scorsa settimana. Nel costruttori c'è da segnalare anche che l'Alfa ha scavato un solco 18 punti nei confronti dell'Haas, che a sua volta insomma ha perso anche la seconda posizione nei confronti della Red Bull, visto che la Red Bull proprio aveva vinto in Francia con Brian. Dalla direzione di gara ci viene segnalato anche che Lopeschi non potrà partecipare a questa sessione di qualificazione per punti licenza
e che i piloti sono ovviamente obbligati, c'è solo un punto dove la direzione gara andrà a controllare, ovvero curva 1, dove i piloti sono obbligati a restare come sempre con due ruote sull'asfalto, quindi non andare oltre la linea bianca. C'è proprio Giulio Ceres in questo momento nel suo giro, un giro che potete seguire anche tramite il nostro monitor di servizio sul nostro sito www.formula3team.com. c'è la sezione statistiche e poi il live timing dalla quale potete osservare Julius Tracy parziali, tutti quanti i piloti che stanno facendo registrare sui 4318 chilometri metri, pardon, infatti non mi tornava questo dato, sui 4 chilometri e 318 metri, infatti non tornava, e le 4 curve del Red Bull Ring, eh sì, è andata allungata di colpo. Vediamo quindi come se la sta cavando Julius Race, in realtà si sposta sulla destra, probabilmente tornerà ai box in questa giornata. Altra nota che proprio che ha dato la direzione di gara, ha invitato strettamente, rigorosamente i piloti a farsi sulla destra quando sono intenzionati a tornare ai box, ed hanno nel giro di un secondo dietro di loro una vettura. Forse Emis, un po' più spinto, sta togliendo 170 millesimi all'incirca dal suo tempo, un miglioramento gli permetterebbe di andare proprio davanti a Ferra, forse distratto alla vettura davanti di Chris Masser, o forse un errore, decide anche lui di abortire il suo giro. C'era tempo per chiudere un giro e poi rilanciarsi o eventualmente tornare ai box, perché mancano ancora 8 minuti sul Red Bull Ring o Sunrise Ring, a uno ring, insomma l'abbiamo richiamato in tutti i modi, il circuito di Zelf, anche visto il vicino aeroporto nel corso di questa settimana. Dicevo dei 4.000 km non erano sufficienti, però quello che mi ero segnato anche che nel 2004, quando la Red Bull ha acquistato il circuito, aveva proposto un progetto di ampliamento di 4 km nel T1. Essenzialmente, vediamo se un pilota sta affrontando quel tratto, essenzialmente a curva 1 la Lauda, invece che salire verso destra, ci arriva adesso Kiko Driver che sta chiudendo il suo giro in 1.15.237, quindi era un giro di lancio. Ecco qui, invece di girare qui destra in salita, si arriverebbe essenzialmente in fondo, ancora qualche metro di rettilineo, per poi entrare in un T1 che sarebbe stato particolarmente bello, classico Red Bull, con Fabio 4-5 Max. Curvoni girato in curva 1 di percorrenza, eh sì, proprio alla Lauda, ma immagino in trazione, squalificata dalla sessione per blocco della corsia ai box. Proprio non si è riuscito a fare nulla, nemmeno a ripartire, a mettere la retromarcia, perché la pit lane, la pit exit essenzialmente è lì, e quindi questa squalifica per Fabio Massimo Castelluzzo davvero non gli ci voleva. Intanto è stata migliorata la prestazione per la pole in 1.03.257 da parte di Ferra, con Carino che si è messo in seconda posizione, ma ha quindi scavalcato Emis. In terza, quarto Daniel Bank si conferma di nuovo ai piedi del podio, una stagione, un 2021 che è iniziato particolarmente bene per Daniele, per il giovanissimo pilota della Racing Point, e quindi una posizione guadagnata per Lopez, che al momento viene dato addirittura al sedicesimo, perché Long ancora non ha fatto registrare un tempo ed è in pista da un po'. Long, no, attenzione, non fai tempo a citarlo, che è in disconnessione di Lopez, che speriamo vada tutto bene, si possa riconnettere per e si rifà pilota. Sì, bisogna ricreare Ernesto? Non... Sì, già era crashato Alex Biotin. Ah, ok, allora sì, nel dubbio, quindi ci prenderemo anche un piccolo break, andremo ad ampliare quindi qualche dato sul circuito, soprattutto perché la Prime ha legato a questo circuito. Come detto, seguiamo Long, testa coda di Long, impatta contro le barriere, attenzione, attenzione, perché 5 minuti al termine, Long non ha ancora fatto registrare un tempo e questo testa coda fa davvero tanto male alla psiche del pilota, che è stato anche fonte di meme nel corso dell'ultimo mese sui social. Cercate sbinnare alla Long, Paolo Paradiso, Paolo 2553, Raffaello Morga, qui Raffaele, che si sta divertendo parecchio. Stanno succedendo cose sui social e anche nel pomeriggio, non ve lo spoilerò, è stato pubblicato un video bello, quindi dai, andate a vedere l'ultimo video. Nel break della ricreazione della lobby vi consigliamo quindi la pagina Instagram, andare quindi sbinnare alla Dottor Long per andare a gustarvi quella perla di non di ignoranza, dobbiamo dirlo, è la parola essenziale che più volte si dice sul web in questi casi. Opera Ferra d'arte. In questo momento ferma i box, vediamo quindi cosa combina Canino, che dovrebbe essere nel suo in-lap. Si rallenta anche, davanti a lui c'è una Red Bull, quella di Dr. Wu, che torna in pista dopo l'assenza proprio della scorsa settimana. Per lui Emis intanto si ripiazza in seconda posizione, 1.03.497 per Dr. Wu, diciamo un infortunio sul lavoro la scorsa settimana non gli ha permesso quindi di essere presente in Francia, fa piacere quindi ritrovarlo già in Austria per la gara di casa del team
e corre con sponsor essenzialmente austriaco, licenza austriaca, però insomma tutti quanti le strutture sono invece in Gran Bretagna. Stavolo carino va dentro alla 1, particolarmente pulito, favorisce la trazione, il pilota paddista, se non vado errato l'unico paddista di questa Prime League. Vediamo come arriva la staccata della 3, ieri abbiamo anche analizzato con Enrico e Luca quanto i piloti vadano a sfruttare il cordolo di sinistra in staccata, perché essenzialmente permettono, i cordoli non sono, sembrano alti, ma almeno in quella staccata permettono anche nella staccata della 1 di salirci con mezzo vettura. Non lo ha fatto Stefano Carino, che invece sta cercando di favorire una guida pulita, poi il luogo del terza coda precedente di Erlong. In questo momento Stefano Carino non ha fatto un muro così lontano dal record di Ferra, sta togliendo non perfetto da tanti due, invece toglie solo 30 millesimi il complessivo. Daniele Play 2007, il primo acuto del 2021, ed è un acuto serio, poiché ottiene la momentanea pole position 1.03.216, intanto che i piloti stanno un po' rientrando o abbandonando la sessione. Vediamo come chiude Stefano Carino, sessione comunque verrà ricreata, come detto Stefano Carino sul traguardo, peggiora addirittura nel P3 con 1.03.666, non migliora quel 1.03.614 Daniele Play, che quindi si mette in prima posizione quando mancano 3 minuti al termine. Che tempo! Un Daniele Play, e se non vado errato con la Racing Point aveva anche il record, insomma snocciolato un po' i numeri in queste vacanze natalizie di qualifiche, nella quale la Racing Point non era riuscita ad entrare in Q1 con Daniele Play e Krikkonen, quindi con entrambe le vetture. E fa molto piacere insomma vedere Daniele in questo momento in pole position, 12° invece Krikkonen, con i tempi che sono tutti davvero vicini, ma è prevedibile vista la conformazione della pista. Una pista che però Raffo da tanti viene definita facile, però nel corso della settimana abbiamo visto qualche errore. Ieri Dan Hirkont è stato da spettacolare, ma anche in Pro e Sport, soprattutto con i limiti, tanti dislivelli che danno gusto, nonostante sia relativamente facile, diciamo, girare qui, relativamente. Sì, a primo impatto ti sembra facile, anche perché dici, è tutta dritta, sono poche curve, sono solo due a sinistra, tra l'altro. In realtà non è così semplice. Curva 3, per esempio, secondo me è una delle curve più difficili di questo circuito, perché lì il posteriore si alleggerisce molto, perché è una curva a destra, arrivi da una staccata che passi da 330 km/h a 100, 120 forse, e che facendo quella curva poi si va leggermente in salita, cioè una specie di scollinamento, diciamo, e si scompone parecchio il posteriore. Un'altra curva è la seconda curva a sinistra, anche quella è molto difficile, perché c'è il cordolo interno che se si piglia male rischia di far girare l'auto. E comunque quest'anno, con queste vetture che sono molto molto più attaccate a terra, ti danno più fiducia, ti viene da spingere giù sul pedale, ma poi magari ti porta fuori, ti porta larga la macchina e finisci sull'erba o addirittura in testa coda. Molto bene, grazie mille. Allora andiamo a vedere quest'ultimo minuto di qualifica. Una qualifica che su questo circuito si è sempre rilevata fondamentale, visto che sono addirittura tre, insomma, dalla stagione d'esordio nel 2016, le vittorie, che le pole position che poi si sono state concretizzate in vittorie, almeno per quanto riguarda la Prime League. Emis si sta rilanciando in questo momento, quindi se possiamo andare con il pilota della McLaren, sì. Record di poleman finora in questa stagione di Prime, con 4 partenze dal palo, è in serie con l'Apollo, tenuta proprio la scorsa settimana in Francia. Bello pulito, una piccola incertezza per la verità al centro di Q1, però è stato bravo subito nel favorire poi la trazione, l'uscita proprio dalla prima quota verso destra alla Lauda. Vediamo come passa Ennis nel T1 in 15.830, e dovrebbe essere il Fuchsia, no, il Fuchsia in realtà nel T1 l'ha fatto registrare Fabio Scarpato, F22, in 15.807, quindi 23 millesimi dalla migliore prestazione in quel primo settore. Si fa tutto sulla sinistra, qui la staccata della 4 in discesa particolarmente insidiosa, spesso il bloccaggio dell'anteriore e destra, ed avviene anche questa volta per Emis. Si entra nel tratto un po' più guidato, le due curve verso sinistra, rapidissima soprattutto questa seconda, poteva sfruttare forse qualche metro in più in impostazione sulla destra. Sì, Ernesto? Ha perso un po' Emis, ha perso un decimo. Emis tocca il 4, sì. Nel mentre che accende di Fuchsia Ferra il T1 in 15.799, l'unico pilota a scendere sotto il muro dei 15 secondi e 8 decimi. Vediamo come chiude Emis, resta in terza posizione, si ferma a 17 millesimi da Ferra, che sta arrivando adesso nel T3, si fa tutto sulla destra, davvero particolare in questa volta la traiettoria di Ferra, che atteniamo il suo parziale nel T2, 28.377, vediamo come chiude nel T3 il possibile attacco alla pole, mentre viene spento la bandiera a scacchi, e Daniele Play ai box, su
sul traguardo Ferra, pole position 1-0-3-215 di un millesimo di nuovo. Bellissima questa branca dopo la vittoria di un millesimo la scorsa settimana della Red Bull nei confronti di Emis. Questa sera è la Red Bull di Ferra nei confronti della Racing Point di Daniele Play 2007. Ci sono ancora un po' di piloti a far registrare la loro prestazione. Emis ovviamente ha rallentato. Danino c'era annullato. Danino allora però comunque in top 5 non male, si ritrova dopo un periodo davvero ostico. C'è Pozzluca che si sta migliorando, addirittura Fussia di Pozzluca nel P1, attenzione perché non è finita, 15.794. Pozzluca ed Emis comunque tornano, per il momento sono confermati in top 10, quindi non si sono mai qualificati fuori dalla top 10 in questa stagione di Premier League. Stefano Danino, nonostante già annullato, ha fatto segnale 1-3-299, quindi pure lui era lì. Qualche errore di Pozzluca nel T2, ha perso due decimi rispetto al tempo di Ferra nel secondo settore, quindi dovrebbe essere in linea per agguantare la terza posizione di Emis. Invece no, anche il T3 tutt'altro che positivo, 1-0-3-366, sì si migliora ma non basta per scendere sotto il muro dell'un primo 3 secondi e gli eventuali 3 decimi. Eh sì, davvero un T2 tutt'altro che positivo, 19-2, è uno dei piloti più lontani se consideriamo soprattutto che Emis ha fatto 18 e... ma quindi c'è un po' di parcheggio con Crico nelle tutte le vetture, c'è una mucciata, andiamo con le telecamere su un pilota ai box così evitiamo di vedere cose. Salutiamo tutta quanta la chat in classifica piloti. Francesco Pina, dobbiamo programmare i comandi, in effetti la classifica piloti te la vado a ricordare per quanto riguarda la Premier League. Al comando c'è Pozzluca, nel mentre che viene confermata la seconda pole in stagione per Ferra dopo aver ottenuto quello in Azerbaijan, quindi si mette a coda 2 così come Canino e Pozzluca. Rimaniamo quindi con 5 poleman in questa stagione, abbiamo trovato i 5, ne mancano ancora 2 per arrivare a 7 differenti nomi per il fantomatico record di 7 ovviamente diversi poleman registrato sempre in Prime nel 2016, 2017 e 2019. Qua c'è un'immagine curiosa. Eh sì, io ero su F, vedo cose. La classifica piloti, come detto, vede Pozzluca a quota 149, Canino 134, 117 per Lopez, questi i primi tre, poi via via gli altri piloti sono tutti relativamente vicini fino a Long, a quota 84, poi c'è uno strappo più pesante per arrivare fino agli appena 30 punti di Daniele Play, che solo per un millesimo non riesce ad ottenere la prima pole in carriera, la sua stagione d'esordio qui su Formula Italian Team. Davvero un peccato, però moto d'orgoglio di Ferra 87 con la bandiera svizzera, quindi davvero qui vicino ad un passo torna ad ottenere la pole, come detto, dopo averla ottenuta in Azerbaijan, e soprattutto la ottiene nel GP di casa per quella che è il suo team, la Red Bull. Avremo un attimino di pausa, ci metteremo immagino nel menu, ricordiamo ai piloti di salvare il meteo, quindi diamo un po' di numeri, ricordando che purtroppo dopo lo sfortunoso diciamo finale di GP della scorsa settimana, Lopeschi non ha più nel menino il record di River Tsunami, ovvero 19 piazzamenti consecutivi della passata stagione di River, davvero clamorosi, sempre in top 5, quindi si è fermato a quota 9 visto che la scorsa settimana ha chiuso al nono posto. La scorsa settimana si è anche spezzata la serie negativa di Robby, che era l'unico pilota a non essersi ancora qualificato in top 10 in questa stagione. E Pozzluca ed Emis continuano il loro filotto di top 10 finora ottenute in qualifica. Un Emis che per quanto riguarda le pole ha iniziato a fare sul serio, perché 5 pole position in Premier League, 4 in questa stagione, eguaglia quindi Christian Marco in Advance Apple. Il prossimo obiettivo sarebbero le 6 di Gilles Dem, successivamente le 7 di Lopeschi, che aveva ottenuto tutte quante nel 2018, 8 per il Tia Prince, no, 10 invece il record di Morton. Ho sentito un attimo Ernesto e gli rimando una statistica, quella del 2016, dove in qualifica abbiamo avuto 8 piloti su 14 qualificati con l'intermedia, mentre tutti gli altri su wet, con la pista che giro dopo giro una volta peggiorava, una volta migliorava, e ciò ci ha regalato il distacco tra primo e secondo più breve. L'abbiamo assolutamente battuto questa sera visto che abbiamo solo un millesimo, però erano 111 millesimi in favore di Morton con la full wet su Rail con l'intermedia. Cosa era successo in quella qualifica del 2016 mentre le vetture effettuano il giro di formazione? Ma adesso abbandoneremo e ricreeremo la stanza. Se ricordo bene, era l'anno della credo stava Andrea, quindi avevamo sempre le qualifiche bagnate.
E avevamo una situazione dove si andava ad asciugare gli ultimi 2-3 minuti di gara, quindi siamo partiti con, quindi a fare giri con le furgonette, e poi c'era chi aveva azzardato di mettere l'intermedia, però era una situazione molto borderline dove il guadagno con l'intermedia era minimo e quindi molti piloti non erano riusciti a migliorare nell'ultimo tentativo, o per tagli o per errori. Quindi molti erano rimasti col tempo delle fughette, chi era più dietro era riuscito a migliorare con l'intermedia, magari ci aveva fatto pure qualche giro in più, quindi aveva preso più feeling con la gomma. Ricordo che il 2016 era l'anno del bug di Andrea Badalato. Intanto molto dalla chat ci dicono quindi... di bere, quindi io direi di bere. Grazie, grazie. Abbiamo la camomilla, la tisana per stare calmi, ma con questa Prime non si può stare calmi, continuiamo a scrivere qualche record, perché come detto era 111 il record tra primo e secondo, adesso solo un millesimo, dopo il millesimo della scorsa settimana ho paura di vedere come finisce questa sera. Tre piloti in un millesimo tipo prendono tutti quanti la penalità, arrivo in volata, stesso vinci chi ha il musetto più lungo, non arrivo io in volata. E quindi salutiamo Paolo, chi Francesco Pinna. Chi caccia la lingua? Esatto. Alla chi caccia la lingua? Con la gomma posteriore bucata. Dierlong ha bucato, Dierlong ha bucato. Vai, 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 vai. Per quanto Dierlong ha spinnato, discretamente. Anzi, già visto la spinnata, ne approfittiamo anche per ricordare quelli che sono stati i risultati di questa qualifica. Quindi avremo in prima fila Ferra e Daniel Pei, seconda fila con Emis e Pozzoluca, terza fila per Canino e Julius Reis, non male, insomma, lì in sesta posizione, quarta fila con Doctor Who ed F, anche Doctor Who particolarmente bravo, è sembrato il tra virgolette secondo pilota più in forma queste prime 11 gare, l'undicesima la vivremo tra pochissimo. Quinta fila con Zampi e Chris, Chicco Driver e Krigon in undicesima e dodicesima posizione, Alex Pilotino tredicesimo, Robby quattordicesimo, Chicco Medio quindicesimo, Long sedicesimo, che alla fine ce l'ha fatta a segnare un tempo, ma 1:23.656, lontano 18 secondi da Chicco Medio in quindicesima posizione, quindi ha chiuso un giro, immagino semplicemente per stare davanti a Lopez, che viene segnato 17esimo, e Fabio Max 18esimo, ma è squalificato, c'ho anche, ecco, ci ho anche riso con lui, perché proprio all'inizio gara si parlava invece del Gran Premio d'Austria, Gran Premio d'Ostia, di Ostia rido, insomma mi ha scritto in questo momento proprio che stava ridendo per come è stato purtroppo squalificato dal gioco. Stiamo ricreando la sessione, quindi aspettiamo che tutti i ragazzi entrino in stanza, nel mentre spariamo qualche altro numero con il record sul giro che ovviamente è stato battuto, un record che in Prime reggeva dal 2018 con Speri, che in quella stagione su F1 2018 registrò un primo 4 secondi e 517 millesimi. Ovviamente con l'1:03.215 quest'anno Ferra l'ho ampiamente battuto, si poteva battere anche l'anno scorso per la verità visto il miglioramento delle vetture, ma ci fu la pioggia nella qualifica della passata stagione, una qualifica che qui come detto è sempre stata fondamentale, poiché tre vincitori partenti dalla pole, Sferi unico ad ottenere la pole, vincere il GP e a fine anno laurearsi campione. Abbiamo anche l'unico pilota che ha vinto su questo circuito senza partire dalla pole, che sarà in pista questa sera, ovvero Alessandro Zampieri, che vinse scattando dalla quarta posizione nel 2017, insomma la stagione nella quale si andò a giocare poi il titolo con il suo compagno di scuderia nell'allora Force India, che però già era vestita in rosa nel 2017. Io vedo un po' di piloti messi male con la connessione, non so se sono io, perché vedo molti arancioni, molti giallini. No, io vedo tutti verdi tranne Emis, purtroppo. Provo un attimino ad abbandonare e rientrare, magari sì. Chiudo il gioco che non l'ho fatto, quindi magari può essere questa difficoltà. E quindi come detto Ferra ottenendo questa pole dopo l'Azerbaijan, dopo Baku, si prende anche l'Austria, una partenza dal palo in Azerbaijan che in realtà fu abbastanza traumatica per lui, perché girò in curva 1 addirittura terzo, perse la posizione sia nei confronti di Lobsky che scattava dalla terza posizione, insomma bruciò completamente la prima fila, e un Ferra che poi anche in quel GP guidò per una discreta manciata di chilometri, un GP quello dove sì, se Francia verrà ricordata per il millesimo, quel GP invece verrà ricordato per
i 6 piloti, 5-6, adesso non ho il conteggio tutto preciso dei giri, però insomma furono diversi interpreti a guidare quel GP, lo ricordiamo, una safety car ad un terzo di gara, la disconnessione di Lopez che quando era al comando poi Ferra, poi Zampi, poi Long nel finale, Long che poi andò a vincere quel GP, uno dei pochi acuti di questa stagione, visto che sì, in Australia ottenne la vittoria in pista, ma poi quando vennero fuori da vedere sia i limiti della pista marchiati con The Master, sia quelli della richiesta della direzione di gara, scivolò addirittura fuori dal podio, nonostante aveva un po' di margine anche nei confronti della terza posizione, quindi per ora unico acuto di Long, per il resto c'erano tante aspettative su di lui in questa stagione, purtroppo, e il potenziale c'è palesemente, però purtroppo ancora non sono arrivati i risultati ottimali, tranne, come detto, in quell'occasione in Azerbaijan, dove però magari sono stati frutto, per carità, bisogna essere bravi a costruirsi le occasioni, però in quella frangente, come detto, era stata davvero una gara pazza con 5-6 candidati alla vittoria. Ragazzi, mi potete rimandare un invito a stanza? Grazie. Sì, subito. Sì, Long che aveva fatto anche un'ottima gara in Australia. Purtroppo poi vittoria persa per quei 3 secondi che ha preso forse negli ultimi giri. Che andò poi a Ricordo che ferro. era con l'ese. Anche lì, insomma, quel GP, anche quello potrebbe essere una foto della prima parte di stagione che abbiamo visto con Emis, che invece in questo secondo quarto, diciamo, della stagione si è un po' ripreso, perché insomma, lei guidava la gara, una disconnessione, tante difficoltà di lag, quindi si è ritrovato in fondo, poi dopo che aveva anche perso era scivolato addirittura fino alla quinta posizione, un testa a gola, insomma, più GP si sono messi sotto questa luce per Emis, sotto questa direzione. Gli ultimi invece sembrano aver trovato una buona svolta. Ha iniziato la stagione con 6 gare di ritardo, ecco, essenzialmente a questo, perché aveva raccolto davvero pochi punti, una trentina in 9 gare. Poi da Monaco, dalla vittoria arrivata per un bug ai box, per un problema ai box della Ferrari con Lopez che era rimasto piantato quel secondo in più, entrambi si erano fermati nello stesso giro perché stava iniziando a piovere. Emis ha ottenuto quindi la vittoria lì a Monte Carlo. Per Ferra è la seconda pole in carriera, sì, poiché quest'anno ha fatto registrare la prima pole a Baku, e quindi sì, seconda pole in carriera alla 44esima gara ufficiale. Non teniamo conto la Open, le Finals, gli eventi singoli, diciamo, sono gare ufficiali di campionato alla quale partecipa. Com'è il meteo da voi? Piove, eh? Pure da Da me. me si dilumia, vediamo cosa succede in questa sessione. Non so se me lo voglio spoilerare, perché ovviamente l'host della stanza, buon Luca Flaminio, ingegnere dei Racing Point, che salutiamo, sta andando a ricreare il meteo che i piloti hanno comunicato attraverso gli screen come da regolamento. Salutiamo, ne approfittiamo, insomma, di ancora questi momenti per salutare Francesco, Paolo, Ernesto, che in realtà è qui, ma che ci domandava se si rifaceva la stanza. Assolutamente sì, viste le difficoltà. Sbinare alla DR Long, credo sia il momento. C'è la pausa, ragazzi, andate, lanciatevi, Andate a vedere. gustatevi. 30 secondi sono tipo di video, se non vado errato, però 30 Sì. secondi di poesia su Instagram, sbinare alla DR Long, e ci guarderete di nuovo, così quando erano per gli speciali dei 4, 5, 6.000 iscritti, se non vado errato, insomma, quando ci sbizzarrimo con delle parodie di famosi film reinterpretati in chiave fit, insomma, Shining, Forrest Gump, cioè, ce n'erano stati diversi, quindi ci riguarderete di nuovo magari sotto una veste meno seriosa, nonostante Mark ci sta già tirando il taccuino, ci sta tirando per orecchie, cioè, cosa fate? Dovete essere precisi, non fate Ah, queste cose. questo giro non è sulla pagina ufficiale del FIT, quindi No, siamo un po' è il bello dell'internet, è l'altro FIT del Esatto. quale parlavo. C'è l'altro Sanremo, abbiamo l'altro FIT, anche Diciamo della che quale già parlavamo più volte. è la parte meno seria del FIT, quella. È la parte più spinnata, è il Esatto. caso davvero di Più dirlo. sbinnata e più goliardica. Il sottomondo, il sottosopra dei FIT. Molto bene, stiamo aspettando quindi che i piloti siano pronti per ripartire. Io in questo momento vedo i piloti leggermente meglio. C'è qualcuno con un'attacca, probabilmente qualche difficoltà anche, magari come dicevamo, a livello di meteo. Speriamo essenzialmente sia solo io, se sono io non è un problema
insomma, mi affiderò a Raffo. Un Raffo alla quale devo domandare Sì. se ha un setup. Hai un setup per Taz, per Antonio Ah, gli Tallino, ma ho già risposto. siete rivali, ma No, perché l'altro giorno stavo girando insieme e se ne è uscito con un setup che ha fatto andare SDM come un razzo, io invece sono lì che ecco. non mi gira la macchina. E vabbè, talzo, Quindi tira insomma, fuori si anche cose trova in un vista po'. di Silverstone della prossima settimana, quando i campionati FIT torneranno un po' nella terra delle origini dove si corse. Quindi quel fa domenico primo GP di Formula 1. Buonasera, non la trasmettere su YouTube XPAO X62. Purtroppo ci siamo definitivamente spostati. Purtroppo, tra virgolette, perché in realtà sta dando più soddisfazioni che altro, perché le notifiche funzionano, abbiamo un'analytics più chiara per capire quindi come anche indirizzarsi qui su Twitch, e purtroppo YouTube c'è il bot che blocca a caso i video appena pensa che sia la Formula 1 reale, o soprattutto con questa storia degli sports. Io, ok, che la Premier League è bellissima, però ho visto gare di Premier League del 2016 ad Austin essere spacciate per la corsa dei campioni macchiata Heineken, tipo, insomma, qualche evento di sport che era stato fatto con le vetture da Formula 2. Capisco che le vetture del 2016 erano più strettine, più filanti, diciamo, rispetto ai tir, tra virgolette, insomma, se le paragoniamo al 2016 che guidiamo ad oggi. E quindi ci siamo spostati qui su Twitch, poi le gare vengono ricaricate come Premiere su YouTube. E quindi poi sono disponibili anche lì per i piloti per recuperarle senza nessun problema, anche perché qui Twitch dopo un mese, se non vado errato, cancella le live, quindi per archivio noi siamo i primi a volerle tenere, però se non fosse stato per il restream che avevamo in contemporanea sia su YouTube che su Twitch, la gara ad esempio del Bahrain di quest'anno della Master sarebbe andata completamente perduta da metà in poi. Idem per Singapore, se non vado errato, sempre la Master della passata stagione, perché in passato semplicemente dava una segnalazione, riduceva la visibilità del video. Ok, non è un problema, non è che ci interessa raggiungere i numeri della vita. Però se invece il bot inizia anche a bloccare a caso e chiudere proprio la live all'istante, no? Senza che ci si possa fare molto, lì a quel punto è un po' un problema. Siamo noi i primi a dispiacere, poiché essenzialmente si fanno le live per farle vedere ai piloti. Non... Dalla chat ci Ragazzi, arrivano certe domanda cose. seria. Long che prima chiede chi l'ha gufato, e io no. E poi se mangiamo le Si penne stanno lisce o divertendo. rigate. Lì beh, dipende dal condimento, Valz. Esatto. Lei non mi può cascare su questi errori, dipende dal tipo di condimento. Rigate è ovvio, poi Long che la spin e riga la macchina, palesemente pare che lui non mangia una penna rigata. Ci Esatto. serve Ernesto, ci serve questa gara a parte, perché stiamo degenerando decisamente. Vedo i piloti che stanno chiacchierando un po' in questo momento in stanza. Vedo che c'è Flaminio, non so se Ernesto ci sente oppure di là. No, mi sa che è di Credo là. sia decisamente di là. Sì. Tra l'altro mi ricordo che io, a marzo, quando era arrivato il Covid, al supermercato non c'era la pasta né niente, c'era solo un tipo di pasta, le penne lisce. Quello non se le mangiava Ma dove vuole nessuno. nessuno? No, domanda. E allora vedremo quel che sarà. Ci prepariamo a vivere l'undicesimo round con la Premier League 2020-2021. Abbiamo già ottenuto, invece per le pole, come detto, ne abbiamo 5, per le vittorie invece ne abbiamo 7, quindi abbiamo già eguagliato il record di vittorie ottenuto, registrato nel 2016 e 2019, ovviamente sempre per quanto riguarda la Prime. Abbiamo vissuto due successi per Stefano Canino, Pozzuca ed Ennis, uno invece per Farra e Fedog, e quello della scorsa settimana. Il settimo nome è stato quello di Brian. C'è ancora qualche nome che si potrebbe presentare, in particolar modo vedendo quanto è andato bene in qualifica, quello di Daniele Play, che magari potrebbe essere l'ottavo, e quindi aggiungere un ennesimo record a questa stagione di Prime, che si sta Si davvero parte. si sta preparando a farsi ricordare. Sì, ok, ci sono quindi i piloti. Ciao Ernesto, tutto bene? Pronto? Sì. Qualche difficoltà? Abbiamo avuto solo un leggero imprevisto con Chicco che all'improvviso gli è caduta la connessione e adesso è ritornato. Altrimenti eravamo pronti già 5 minuti fa. Molto bene, ovviamente tutti quanti i piloti qualificati nella top 10. Sì? Dici. No, dico, sono entrato prima in parte per vedere cosa stavate dicendo, sentito il Ecco. discorso eSports F1 Oltre 2013, TIR,
Sono grosse queste vetture. Se tu ripensi al 2016, che erano leggere, erano una piuma da guidare. Poi, vabbè, magari anche il force feedback ha fatto Erano dei passi in avanti. strettissime, erano Sì, strette, anche. le gomme più strette. Personalmente ricordo un posteriore che sentivi davvero leggero. In generale, tutta la vettura era difficile sentire qualche movimento in più. Poi, vabbè, come detto, ovviamente l'evoluzione della fisica, per quanto sia un sim arcade, ha fatto dei passi in avanti, c'è più feeling, c'è più, si sente un po' di più la vettura rispetto agli anni passati. Dicevo in precedenza che i primi 10 ovviamente dovranno partire con la mescola con la quale hanno fatto registrare la loro migliore prestazione, e sono tutti quanti, quindi scatteranno con la mescola soft i primi 10 tutti. No, Chris ha fatto 1.04 e 4, pensavo che i primi 10 fossero tutti riusciti a battere il muro dell'1 e 04, in realtà sono tutti lì, da Ferra in 1.03.215 fino al 3.884 di Zampa al nono posto. Poi c'è un piccolo solco di 6 decimi per trovare Chris, Kikko, Krikkonen, di soli 2 millesimi davanti ad Alex Pilotin. I due piloti sono già giocati il punticino la scorsa settimana in Francia, quindi un po' di lotta anche qui. Si sale sull'1.05 per trovare Robby, 1.05.3 per Kikko Medio, poi lontanissimo, come detto, di Erlong, che ci aspettiamo farà qualcosa di diverso rispetto alla qualifica in gara. Quindi Comunque, diciamo ancora una volta si conferma a due velocità un po' questa prima, a due grandi grupponi. Dici, Ernesto? giusto per informazione, Alex Pilotino ha subito la penalità di 5 posizioni in griglia per la disconnessione in qualifica. E partirà Vabbè, sì, 16° ovviamente era già davanti un allo ultimo. squalificato Fabio Max e all'Open, che deve partire ultimo per penalità, quindi scienza. Vediamo. Altre 5 posizioni lo facciamo partire a Zurigo, da Vienna direttamente. Molto bene, quindi i piloti che vanno adesso dentro alla 1, alla Lauda, iniziano il giro di formazione. Andiamo a vedere quali sono le scelte per quanto riguarda le gomme fuori dalla top 10. Tutti quanti su una mescola soft, la morbida portata dalla Pirelli, tranne Krikkonen, Long, Alex Pilotino e Lopez, e quindi scatteranno con la mescola media. 36 giri ci aspettano, beh, ovviamente categoria cadetta, la Prime League al 50% della distanza totale di gara, per un totale di 155 km e 448 metri da dover percorrere sul Red Bull Ring. Attenzione, di nuovo squalificato Long, credo una toccata con Fabio Max, e guarda Lopez che furbissimo. Lopez è ancora in uscita dalla 1, essenzialmente, per come sta cercando di scattare a mescola media. Un po' di lag in realtà, non lo vedo fluidissimo Sì, dall'onboard anch'io. purtroppo Lorenzo Tamorri, speriamo vada tutto bene, anche perché scatta con la media. Danneggiare l'ala al via sarebbe un'enorme difficoltà. Ferra è alla 5, Lopez che Intanto adesso è alla 2, molto con calma. ho riscattato un bevete, nel dubbio. Grazie, ne approfittiamo Grazie per bere mille. al volo allora. Attenzione, Lopez che addirittura stava per andare a muro, onestamente, qui sembra essere male, come un po' di difficoltà in questo giro di formazione. Direi di spostarci lì davanti, speriamo almeno possa riuscire ad affrontare con calma il numero 88 della Ferrari, e quindi scatterà alla 18ª posizione. Dalla prima fila invece, per la seconda volta in carriera, c'è Fabio Ferracini, Ferro 87 in pole. Per la prima volta in prima fila Daniele Plei, che è stato sopravanzato da Ennis, che si è messo subito vicino a Ferra, qui in realtà per la verità spesso capita che il bot possa prendere il controllo della vettura prima della penultima curva e poi mischiare un po' le posizioni. Ci prepariamo quindi al via dell'11ª tappa con la Premier League. Ci aspettiamo al solito una sosta, ma su questa pista, vista la pit lane breve, meno di 18 secondi, ci si può inventare qualcosina. Ci prepariamo e speriamo, perché noi, di ottenere l'ottavo nome differente a vincere un GP. Vanno a posizionarsi quindi in questo momento le vetture in fondo allo schieramento, la Ferrari numero 88 di Lorenzo Tamori. Allora, attimi di palpitazione, di tremore, di piccoli rituali prima dell'accensione dei semafori, con le 5 luci che si stanno andando ad accendere per dare il via al Gran Premio d'Austria, 11ª tappa della stagione 2020-2021 con la Prime League. Ferro, Daniele Play dalla prima fila. Rilascio della frizione delle vetture che scattano in questo momento, con Ferra che difende abbastanza egregiamente in trazione nella prima posizione. Attenzione, un Cosa Alfa sta Romeo lì da succedendo? dietro va a toccarsi con una Renault, va anche ad impattare contro una Williams, testa coda per questa Alfa Romeo che credo sia Chris Master. Un po' di panico, subito safety car con Chris che credo in trazione abbia creato un po' di panico nel gruppo, perché l'ho visto rimbalzare tra una Renault con la Julius Race, che ha anche preso una penalità, e il muretto che separa la pit lane. Abbastanza particolare quello Allora, che abbia tenuto giù. penalità di 5 secondi per collisione grave per Krikkonen, Zampi, Julius Race,
Alex Pilotino. Un'altra penalità per di 5 secondi per Giulio Resi per guadagno di una posizione. Sì, poi Giulio Resi ha anche riportato un danno. Sì, sì, Giulio Resi danni, anche Alex Pilotino e Chris Master. È un avvio discretamente rocambolesco, che anche abbastanza particolare, perché sembravano essere partiti tutti abbastanza filanti. Pozluca si è preso la posizione nei confronti di Daniele Play alla staccata della 1, ma Pozluca aveva già passato Emis ancora una volta in trazione, insomma la fase un po' che mostra le estreme difficoltà, credo testa quella di Lopez, che sotto regime di safety car, poi sì, è fermo, è rotolata. Davvero non vuole partire questa stagione di Lorenzo D'Amore. Sembrava aver iniziato in maniera buona, di passo, di ritmo in Francia. Attenzione tra Fabio Ox e Alex Pilotino, che è andato in testa a quota in uscita dalla 6. Anche Alex, come detto, ha questo danno. Torna in box intanto Giulio Frese. Davvero un capitombolo che in realtà, come detto, chiacchieravo nel paddock virtuale con alcuni piloti. Desidererei davvero non vedere più in questa prime, perché insomma sì, è la categoria cadetta, alcuni piloti sono la prima stagione, però tanti altri invece sono piloti di esperienza. Questa partenza di Chris è stata davvero un po' troppo a caso, insomma ha iniziato a fare un flipper particolare tra Giulio Stress, e credo abbia preso la penalità per quello, perché due volte addirittura Chris è andato a impattare sia contro il muro che separa la pista e i box, che contro la pancia destra della Renault di Giulio Stress, che date box, quindi credo stiano scontando, riparando sicuramente i danni e anche scontando le penalità di 5 secondi, speriamo almeno quelle. Krikkonen al momento è in 12ª posizione, vado a vedere che tipo di penalità ha Krikkonen, anche lui 5 secondi, idem per Zampi, quindi per loro non sarebbe male in realtà, anzi Krikkonen ha la media, quindi sarebbe un danno fermarsi per Zampi, quasi quasi, e con la soft, visto che si sono fermati tutti, converrebbe per loro fermarsi e scontare questa penalità. Allora, Alex, anche perché Pilotino, se non box. Alex Pilotino e Giulio Streitz hanno scontato le penalità, anzi Giulio ne ha scontate una e gliene resta ancora un'altra. Ah giusto, vediamo tu. E allora vediamo se Giulio ritorna in box, ha montato la media, quasi quasi ci sarebbe a questo punto smarcare subito la mescola, la fantomatica mossa alla Lopez, che l'avevano ribattezzata così gli amici che ci seguono da casa dopo la Sport League della passata stagione ad Austin. Giulio per il momento rispetto alla traiettoria ideale non torna in box, quindi si tiene così come Krikkonen e Zampi questa penalità di 5 secondi, vettore che poi alla volta si stanno ricompattando, probabilmente al termine di questa terza tornata già Alex Pilotino sarà insieme al gruppo, quindi potremmo ripartire, oppure vedremo se ci sarà un altro giro, ne dubito, anche se la pista è abbastanza breve, quindi magari forse questo potrebbe amplificare questa possibilità. Ho visto un po' di gruppone tra Long, Fabio, Max, speriamo che non siano arrivati tocchetti un po' pericolosi. Per il momento dall'app presente, dal tracker live timing presente sul nostro sito www.formatalentin.com, che anche voi potete cercare per avere una sorta di monitor di servizio, non sono riportati danni per le due vetture, quindi si prosegue un po' alla volta. Vediamo con la safety car che sta per arrivare adesso nel T2, di solito è in questa fase che va a spegnere le luci. Per il momento Chris Master ed anche Alex Pilotino si sono riaccodati al gruppo, sono ancora accese le luci, si spengono in questo momento, quindi credo che in questo giro arriva. Intanto non avevo visto le penalità proprio per questo, perché c'era un po' la grafica buggata dalla mia visuale. Comunque safety car che spegne le luci in questo momento, e quindi ci ripreparamo. In realtà ci prepariamo a dare il via vero e proprio, visto che è durata davvero fino alla corsa verso curva 1. Durato fino alla corsa verso curva 1 questo 11° round con la Prime League 2020-2021, con Ferra dalla Polla che scatta subito in questo momento, tira un bello strappone nei confronti di Pozluca, che non si è fatto trovare pronto, quindi scappa subito via Ferra nei confronti di Luca Pozzi, poi Daniele Play, Emis, Stefano Canino, F, Zampi, Dr. Who, Kiko Driver, Kiko Medio, Robby particolarmente vicino, che come dio forse potrebbe arrivare un attacco proprio da parte di Roberto Belli nei confronti di Michele Spagnuolo, che si fa subito dentro verso curva 1 alla traiettoria interna, arrivano alla staccata affiancati con Robby, che tenta di sopravanzare la Ferrari di Chico Medio all'interno, ma particolarmente bravo Michele a difendere questa decima piazza dall'esterno. Attenzione che sono molto vicini, rischiano un contatto, un incrocio di traiettorie, lo scambiarsi delle traiettorie da parte di Robby, che prova a farsi vedere gli specchietti di chi come dio, ma resta ancora dietro, mentre è arrivato più facile sul dritto il sorpasso di Long, che sopravanza Krikkonen e sale in 12ª posizione. E davanti quasi già un secondo tra Ferra e Pozluca, ha azzeccato una grandissima ripartenza
Fabio Ferracini nei confronti del leader della classifica Luca Poste, poi un po' più staccato Daniel Play, già fuori dall'eventuale zona di DRS, un DRS che è fondamentale su questa pista per trainarsi. Sarà, così come abbiamo visto la scorsa settimana in Francia, una corsa molto ciclistica con tutto il gruppone compatto, o almeno quelli che hanno un ritmo più o meno simile. È davvero difficile fare una differenza, una selezione che però sembra sta riuscendo a fare Ottoluca nei confronti Ottoluca e Ferra nei confronti di Daniele Prepo, che hanno preso altri due decimini tra il T2 ed il T3, mentre le vetture vanno a iniziare ora al quinto giro. DRS ancora disabilitato al termine di questo, verrà concessa l'occasione di utilizzarlo. Robby di nuovo su chi come Dio si è fatto vedere di nuovo la strada della 1, sì. Sì, era vicino in curva 1, ma ha fatto una staccata un po' strana e ha perso contatto. Sì, si è fatto un attimo vedere magari in frenata, per il momento abbastanza attento che come Dio, però va a lungo qui alla 3, prova ad approfittarne Robby, quindi una timidezza che adesso lo espone all'eventuale attacco da parte di Arlong, che arriva rapidissimo, probabilmente con l'Hertz erogato al massimo con questa gomma media non può prendersi in realtà troppi rischi. Grande staccata di Robby, che per il momento consapevole di questa gomma soft che non può ancora permettere di attaccare la decima posizione, resta lì proprio davanti alla RS20 numero 89. Vediamo come si evolve la situazione lì davanti, con Daniele che ha recuperato qualcosina nei confronti di Postluca, e Postluca che ha recuperato qualcosina però nei confronti di Ferra 87. Questa tornata dovrebbe essere abilitato il DRS, e Daniele che fa anche la migliore prestazione, 1.06507 millesimi. Abilitato, aperto in questo momento, quindi aperta l'ala mobile, la Alfa Romeo di Luca Pozzi, che però è lontano, appena 9 decimi, anzi doveva stare ma c'è detto Long vicino, non perfetto le ultime due curve. Vediamo Long con Robby. Robby che anche lui l'ala mobile spalancata, si fa vedere in staccata, forse allunga la staccata di Robby, però riesce a frenare la sua corsa prima di impattare su chi come Dio, che credo abbia allungato la staccata di qualche metro più per paura di essere centrato magari da uno dei due piloti che arrivava rapidissimo. Molto molto veloce, da, si butta Robby dentro, alla 4, si lancia completamente, si agganciano le due vetture, trascina fuori chi come Dio, che perde la vettura poi in trazione e rientra in porta in pista. Tanto... cosa in porta, che cos'è? Come in porta? Tanto sia Fabio Max che Judas Reis hanno sorpassato Grigonen, vorrei approvare. Felice che non ci siano danni tra il contatto, tra l'aggancio tra Robby e chi come Dio, forse un contatto della quale si parlerà un po' nel podcast, perché è sembrata abbastanza alla disperata la mossa di Robby, un po' da ultimo giro eventualmente, però efficace alla fine, non ha portato proprio fuori pista chi come Dio, però ha decisamente aperto la sua traiettoria, una traiettoria che è stata già impostata da parte di Michele. Lo ricordiamo, si va a considerare quando è impostata la curva quando si staccano le gomme, non quando si frena. Se io freno 50 metri dopo è normale, dico ma non avevi impostato la curva, quindi bisogna un attimino valutare meglio questa situazione. Sbatta un po' il posteriore di Robby, nel mentre che quindi si porta nello zainetto virtuale la Renault di Arlong. Vedremo fino a dove risaliranno Lopez, che anche lui a sopravanzare Krikkonen, rimasto un po' sugli scudi in questa ripartenza, non sono segnalati danni, però in effetti è la gomma media rispetto, però anche no, Lopez che Giulio Fresa è una gomma media, sì, quindi forse non è riuscito a scaldarle, non si è fatto trovare pronto in questa ripartenza, per il momento quindi scivola fino alla 16ª posizione. Peccato, era lì in 12ª piazza in qualifica, con un po' il parapiglia che abbiamo visto alla via, aveva già contato la zona punti. Vedremo come comunque si evolverà il proseguo della sua gara. Lì davanti continuano a trainarsi Ferra e Pozzoluca, non è ancora avvenuto nessun tipo di switch, nessuna tipo di possibilità per Postluca di tentare l'attacco. Un Postluca che insegue Ferra, nel momento ha ottenuto la pole position. Fabio, attenzione Fabio in uscita dalla 1, sì. 360 scappato subito dalla zona pit lane dopo la qualifica, dove è stato squalificato proprio. Attenzione Chris Master, attenzione anche Robby con Long, tanta azione, tanta lotta con Long dall'esterno nella 3, riesce a sopravanzarlo, lotta inferocita anche tra Emis e Daniele Play, con Daniele che dall'interno della 5 riesce a mantenere la posizione, ma attenzione perché questa lotta non è comoda, anzi gli fa perdere tempo subito, saliti a 2 secondi e 2 il distacco nei confronti di Paul Truca, vedremo se inflerà anche Canino o no. Magari Ennis allora potrà dettare un ritmo più positivo rispetto a quello di Daniele Prezzi, potrà agganciare con il DRS il pilota della Racing Point per tentare di riprendere quindi
la coppia per la prima e seconda posizione, anche se in questo momento è particolarmente vicino a Demis, deve restare calmo e far capire a Demis che non ha intenzione di distrarlo. Invece si fa vedere qui alla taglia della staccata della 1, fa il sovrasterzo in uscita, grande sovrasterzo in uscita, e viene sovrastato sia da Canino che da F. È successo qualcosa dietro con chi come Dio? Chi come Dio è arrivato lungo alla penultima curva e si è infilato Giulio. E attenzione, che cosa rischi di passare. Sì, viene sopravanzato sia da Giulio Stress che adesso da Lopez, che prova leggermente largo alla 1. Vediamo di nuovo tra Daniele Pei e Stefano Canino, si infila anche F, forse un errore di Stefano Canino che è uscito particolarmente lento, sono arrivati 3 secondi di penalità anche per F. Insomma, dicevo, Daniele doveva stare calmo per trainarsi insieme a tutto il gruppo, mostrare la stessa maturità della Francia. Diciamo che facendosi vedere gli specchietti ad Emis, per Emanuele Nardacci non è cambiato nulla. Detto, ok, io tanto sto davanti, non è che ti lanci. Proprio secondo me c'è la trazione di Daniele e poi ha creato quel panico verso la staccata della 3, uscita di curva 3 dove si è girata la Alfa Romeo di Chris Master, che però non ha riportato danni, quindi prosegue la sua corsa, ma in 18esima ed ultima posizione. Prosegue la corsa anche dei piloti di davanti, con Ferra che inizia la 10ª tornata, dicevo di Pottu, che è particolarmente vicino a Ferra e che vede Ferra che ha ottenuto la pole, sa se otterrà anche il giro veloce, e Pottu che è l'unico ad aver ottenuto un hat trick e con pole position, giro veloce e vittoria in Vietnam nella terza gara di questa stagione, quando eravamo proprio nella GP d'esordio. In Vietnam, se non vado errato, Ferra era andato vicino a un appartamento a Canino in Cina, che ha guidato tutta la gara, ma ovviamente non ha ottenuto la pole, quindi non conta. Attenzione, chi come Dio. Rigonen dentro alla 3, forse una prima fase di calo di questa mescola soft, anche se venivano dati 12 giri se non vado errato su questa gomma. Lopez che dentro con Julius Reis, contatto con Lopez che finisce in testa coda alla staccata della 4, fa manovra, finisce in una zona, un contatto molto simile a quello che abbiamo visto negli highlights del 2015 tra Kimi e Sutil. È stato molto molto simile per la dinamica, con Lopez che ha tentato l'attacco nei confronti di Julius Reis all'interno, staccato in discesa, ha toccato la posteriore destra della Renault che ha cercato di lasciare spazio, credo un classico contatto di gara, tant'è che non sono segnalati danni su entrambe le vetture, quindi proprio un contatto tra l'anteriore sinistra di Lopez e la posteriore destra della Renault di Giulio Treis. Lopez che ovviamente perde tanto tempo adesso in 17esima posizione, all'ex pilotino, tanta difficoltà adesso e tanta voglia di risalire. Alex pilotino che sopravanza chi come Dio, comunque una gara ancora lunghissima. Per il momento chi come Dio, grande sovrasterzo in uscita dall'ultima curva. Ci stiamo particolarmente concentrando in questa seconda parte del gruppo, perché lì davanti sembrano restare molto calmi Ferra e Pottruga, consapevoli che dietro se ne stanno suonando in santa ragione, e se sono bravi rischiano di riuscire a fare la sosta riuscendo davanti a questo gruppone composto da Robby, Julius Reis e Krigon, che insomma ha dimostrato un po' di potenzialità per quasi esplodere. E dovrebbero puntare, Ferra dovrebbe puntare ad uscire dietro a Dr. Wu, ovviamente con anche Pozzo Luca dietro a Dr. Wu, e magari lavorare forse lì un po' di squadra, visto che il Doc, però il Dottor Chi, non il Dottore Lungo, sono sempre lì comunque, sempre vicini in classifica per quanto riguarda anche la classifica della singola gara, la classifica del campionato, a lottare più volte, hanno lottato tra di loro, quindi non è facile tra Dr. Long e Dr. Wu, leggermente lungo, qui invece Long ha in uscita dalla 1, quasi sicuramente è arrivato un avviso perché lì il gioco è molto severo, e quindi come detto dovranno essere bravi ed attenti in casa Red Bull a calcolare questa eventuale sosta. Cricono in 3 secondi di penalità. Sosta, un distacco di 13 secondi e mezzo, quindi sono lì magari altri 4 secondi e già possono pensare a ragionarci su questa possibilità in casa Red Bull. Alex Pilotino va a sopravanzare Cricono, che però poi tampona proprio Alex Pilotino in uscita dalla 3, è stato un piccolo bacino e non vengono segnalati danni nell'app, quindi è un piccolo bacino che si risolve senza nessuna difficoltà. F intanto ha preso 3 secondi di penalità, me lo sono perso questo. Sì, c'era da qualche giro. Credo quando c'era quella al giro, Cricone, al giro 9. E forse allora era quella fase dove aveva commesso un piccolo errore Daniele Play, che si erano riaccorpati tutti quanti, credo. Ferra invece, se si dovesse fermare Ferra e Pozzo Luca, dovrebbero rientrare appena davanti a Kiko Driver in questo momento.
Tanto salutiamo anche Yakuza Diablo dalla chat, portacolori del fan club proprio di Luca Pozzi, più volte l'abbiamo visto prodigarsi anche negli FPS, ecco, per non fare troppo pubblicità a questi fantomatici giochi, definiamo solo la categoria, e spara tutto. Poi Luca, sì, come detto, continua a seguire anche da vicino Ferro, sempre lì, sui 5, in un delta tra time, tra i 5 e gli 8 decimi. Non facile comunque in una pista giovane, perché ok la zona di DRS, ma soprattutto in realtà in queste ultime due curve, Raffo lo dicevamo anche quando siamo arrivati qui, abbiamo corso qui con Formula 2 Invitation Tournament, un po' aiuta, perché hai la linea da seguire, perché la traiettoria è quella, però aiuta avere magari una vettura davanti nelle ultime due curve per stare attento ai limiti della pista, e soprattutto può permetterti di tenere qualche decimino, non rischiare fino all'ultimo, visto che subito dopo poi c'è la zona di DRS, quindi ciò che eventualmente hai perso in curva lo recuperi sul dritto. Qui lungo, Ferra alla 3, completamente missato il punto di corda interno, appena fuori dal cordolo, non troppo interno, visto che c'è un piccolo sobbalzo, magari era già una traiettoria difensiva, già sta studiando qualche mossa per magari favorire la trazione, arrivare con più velocità poi alla staccata della 4, quindi pensare a come difendersi su Forza Luca. Le due com'è? Ferrari, sì, di nuovo con Lopez e chi come Dio, con chi come Dio che si fa sulla destra, a vai vai con la manina a Lorenzo Tamorri. Chi come Dio ha un danno, 19%, tanto tornato Fabio Max al giro di precedente. E tanto allora, Zampi su Daniele Play, che Daniele Play si è gittato in uscita dalla S. È nella chiave. Nella stessa curva di Danilko proprio ieri. Ah, attenzione con queste gomme sporche adesso, davvero tanta difficoltà nel ripartire, una mescola sotto che arriva dalla 15ª tornata, stanno andando davvero lunghi, testa quella di nuovo anche alla penultima curva, Daniele Frey passa Chicco Driver, che brutta situazione, no, Giulio Frey l'aveva centrato completamente, ho visto anche la vettura di Daniele Frey sobbalzare. Santo ghosting. Tanto sono dai box, prima sosta. Torna ai box quindi Daniele Frey, perché queste gomme erano completamente finite, che brutta situazione che si era creata per Daniele, peccato davvero, era lì seconda posizione al via, poi a giocarsi un eventuale podio, purtroppo testa coda con le gomme sporche, anche questa è esperienza, dopo un testa coda, dopo una ripartenza da fermi, bisogna stare molto 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 attenti. L'anno scorso, se non vado errato, vedemmo un errore simile di F che finì in testa coda alla penultima curva, era a podio, si giocava, era essenzialmente da solo, si stava giocando il podio, e finì in testa coda alla penultima curva, ripartì ma con le gomme surriscaldate, in difficoltà consumate, andò a sbattere a muro in uscita dalla prima curva, quindi tensione, ma che Ferra l'avevo visto entrare un po' al limite, però è riuscito a rispettare bene il delta, vediamo se si muove e si inverte qualche posizione. Box è dovuto transitare, mi sembra forse ha perso qualcosa Ferra, vediamo. Pozluca anche lui aspetta, i meccanici dell'Alfa aspettano a metterlo fuori, quindi nessun problema, rimangono invariate le posizioni tra Ferra, Pozluca ed Emis. Per chiudere il discorso di F, andò a muro proprio qui sulla sinistra in uscita dalla curva 1, buttando purtroppo il primo podio della sua carriera con la Mercedes, ovviamente sempre in Prime League. Non si sono fermati quindi Long, Doctor Who e Zampi e Doctor Who sono con la mescola soft, quindi si potrebbero fermare in questa tornata. Long invece dovrebbe continuare ancora un po', anche Lopez togliendo questo di virtuale Gran Chelem a Ferra, ma come detto deve ottenere ancora la vittoria ed anche il giro veloce. Poi Gran Chelem lo sappiamo, bisogna stare sempre in testa in una gara al 50% con le strategie differenziate e le vetture ovviamente a prestazioni pari, è davvero difficile, spesso infatti l'abbiamo visto i piloti ottenerlo in condizioni di pioggia o di meteo estremamente variabile o di gara estremamente variabile con diverse safety car. Si fa sulla destra Doctor Who, fa come Zappi, ovvero torna ai box, prosegue invece di Erlong e va a chiudere in testa la 16ª tornata, ma come detto deve ancora fermarsi. Ferra ha aperto un piccolo gap con questa sosta nei confronti di Forza Luca. Prendiamo magari la posizione una del T1 per capire meglio, dovrebbe essere ancora nel secondo Forza Luca. Si è avvicinato tanto Emis, appena... è arrivata a meno di un secondo, Fuori Pozluca, infatti non aperta, no, l'aperta in ritardo Pozluca dalla mobile, se ne ha dimenticato, forse era convinto di stare fuori dal secondo, alla palesemente aperta quando era a metà rettilineo, che congiunge curva 1, passa leggermente per la piega verso sinistra di curva 2 e arriva alla staccata della 3.
Total aperta in tempo. Abyss sì che si è ricongiunto a questo gruppo, quindi forse in pista non mi sembrava che si era già riagganciato, magari l'ingresso in pit lane, ci sta che forse qualche pilota si è tenuto di decimi per non rischiare, invece Amis è rientrato a cannone per cercare di recuperare, oppure anche l'uscita dalla pit lane, perché c'è quel guardrail che separa Amis sia la curva 3, riparte senza tutta difficoltà, sì. E dicevo c'è quel guardrail che separa la pit exit e la pista vera e propria, dove qualche spavento, qualche pilota ogni tanto ce l'ha tirato, perché è una zona molto stretta, magari Amis ha rischiato proprio in quella fase per cercare di ricucire questo strappo, una cosa che, nella quale non è riuscito F, poiché è ancora lì a 2 secondi e 8, F come detto anche 3 secondi di penalità, ne ha 2 di vantaggio nei confronti di Canino, intanto che Alex Pilotino torna ai box, intanto che si rinnova anche la lotta tra Krikkonen e la Williams, questa volta non è quella di Alex Pilotino ma è quella di Zampi, che con gomma fresca dovrebbe riuscire a sopravanzare Krikkonen senza troppe difficoltà, un Krikkonen che si fa sulla destra, passa senza troppi patemi d'animo Zampi e sale in ottava posizione dopo la sua sosta. E dicevo DF che ha 2 secondi all'incirca di vantaggio di Stefano Canino, uno Stefano Canino che se in qualifica aveva mandato qualche segnale positivo tornando in top 5, adesso in gara di ritmo è l'ombra di ciò che aveva fatto vedere nelle prime gare della stagione, lì davanti a dettare il ritmo in prima posizione, quasi a spezzare il morale di diversi piloti che già lo davano favorito per la corsa finale al titolo, con un vantaggio difficile da recuperare. Invece abbiamo visto quanto questa prime possa essere variabile, Ferra, e come si possono richiudere i gap. Ha richiuso il gap anche Ferra, ovviamente con questa mescola più fresca di 16 tornate, ovviamente entrambi su gomma media, ma con una discreta gioventù in più per la vettura di casa di Fabio Ferracini, che svernicia completamente la Renault di Arlong, che rientra subito nella scia, e vediamo se potrebbe essere un ostacolo in più eventualmente per Pozzuca, perché se Long riesce a restare, a tenere quel DRS e ritmo di Ferra, potrebbe crearsi una finestra interessante, soprattutto perché Pozzuca adesso è lontano, non può tentare l'attacco e quindi dovrà fare tutto il restante T2 e poi il T3 negli scarichi della Renault di Arlong, che per il momento in trazione tiene ancora a botta nei confronti della Red Bull, tanto quasi sicuramente vedendo quanto sono andati lunghi con la soft, con l'ingresso della safety car e quanto sta tirando Long con la media, credo che tutti quanti andranno su una singola sosta, un po' di sottosterzo qui per Pozzuca che va leggermente largo, lì è facile che possa scattare un avviso, e Long in questo momento è fuori dalla zona di DRS con Ferra, quindi attenzione che potrebbe essere un elemento chiave per la gara di Pozzuca. Intanto Lopez che riesce a sopravanzare Krikkonen, immagino la seconda della 4, vediamo se Pozzuca va ora nei confronti di Long. Ah no, ancora no, 1 e 3 da Long, tra Long e Ferra 1.5, 1.8, madonna, sta rischiando, sta perdendo davvero tanto Pozzuca, perdonatemi l'invocazione, però sta perdendo davvero tanto Pozzuca nei confronti di Ferra, riesce solo ora a sverniciare di Arlong, di Arlong che viene anche sopravanzato da Amis, va lungo Pozzuca, si infila subito Amis che chiude, quindi un doppio sorpasso prima su Long che ha lasciato strada alla McLaren e poi su Pozzuca che era andato lungo, Ma ci riprova, ci riprova a avanzare Amis verso l'attaccata della 4 dall'esterno, staccata sul corno, attenzione perché è molto difficile chiudere una manovra in questo modo, soprattutto perché Amis ha accompagnato in frenata, ha tenuto lì all'esterno l'alfa di Pozzuca, e quindi ringrazia Ferra, 2 secondi e 3 che su questa pista sono davvero tanti, non facili da gestire, ma sono un'ottima un ottimo messaggio, perché ti permettono di almeno non pensare che il tuo rivale è dietro al DRS e quindi lo fai tutto con il tuo manico, con la potenzialità che hai, magari con il carburante sarà interessante vedere chi ha gestito meglio in quella prima fase di trenino, magari Hermes ha risparmiato qualcosa oppure ha spinto di più per rientrare. Dici Hermes? Intanto il primo pilota a fermarsi che era partito con la media è stato Krikkonen, ha aumentato la soft, quindi Krikkonen 20 giri con questa mescola media, i piloti si sono fermati al 15esimo giro, Ferra se non vado errato, andiamo al volo attraverso l'app, alla 15esima tornata si ferra, quindi potranno tranquillamente andare con questa gomma fino alla fine. Pozzuca stava per tamponare Amis, ha rischiato davvero tanto, e vediamo Long, poiché immagino vorrà puntare al giro veloce, quindi credo spingerà ancora un po', soprattutto perché se rimane in zona DRS tempo guadagnato, gli fa comodo, e credo spingerà ancora un po' per poi mettere anche lui la mescola soft e puntare quindi al giro veloce. 2-4 è lì, adesso è davvero difficile per Amis attaccare Ferra, soprattutto devono mettersi d'accordo con Pozzuca, perché Pozzuca ha provato ad attaccare Ferra, intanto lotta tra Daniele Play, Robby, Kiko Driver, attenzione Robby perché lì era andato a trazionare sul panettone, sul salsicciotto esterno a sinistra,
la striscia gialla davvero molto alta rispetto al corto d'esterno, e quindi quando è andata a trazionare la Mercedes di Robby è subito partita verso le barriere interne con Daniel Brake, quindi risale in 12ª posizione dopo la splendida qualifica, la prima parte di gara. Non, ma intanto Long, 3 secondi di penalità? Sì. Sì, 3 secondi di penalità. E dice, torna in box, Giulio 3, sì. Quindi la prima delle due Renault a fermarsi. Sconta i 5 secondi. Sconta i 5 secondi. E quindi questi 5 secondi potrebbero comunque essere rimossi a fine gara, se non esce una safety car, se non vado errato. Ovviamente la safety car andrebbe a neutralizzare i distacchi, e quindi un bonus di 5 secondi in meno sarebbe un bel vantaggio per eventualmente Giulio Stresi, che riesce appena davanti a Fabio Max, quindi buon per lui, e non si trova quindi in battaglia, ma Fabio Max un po' lontano, che non penso vorrà impensierire Giulio Stresi, che è appena uscito con una mescola soft e soprattutto nuova, e soprattutto non credo avrà la possibilità di attaccarlo, che c'è in trazione, gli ha dato molto long box tacco Giulio Stresi nei confronti di Fabio Max. Torna in box, quindi anche la seconda delle Renault di Arlong, però attenzione che si sono provate nello stesso giro, arrivano adesso, abbiamo visto in lontananza prepararsi i meccanici della Renault, l'anno scorso capitava che fermandosi nel corso non di giri ma proprio di poco tempo i meccanici non fossero effettivamente pronti, e vista la breve durata di percorrenza sul circuito, mamma, no? Che ha sfruttato tutta la pista in uscita dalla pit exit, tenendosi tutto sulla sinistra, andando quasi a sfiorare il guardrail. Bello, insomma, è segno anche questo di aggressività mentale, del voler recuperare. Può puntare a Zampi, però poi no, gli altri sono lontani, 13 secondi tra Zampi e Canino, quindi credo che almeno in pista l'idea più sagace per Long sarà la sesta posizione di Zampi, meglio non credo si possa fare. Daniele Play su Chicco Driver, molto interno a Daniele Play, rischiano il contatto con Chicco, molto rispettoso di Daniele nel trovarsi lì, nel non chiudere ancora più, attenzione alla bandiera gialla del T1. Ah, si è girato Krisenik? Sì, Krisenik è in uscita dalla 1, viene sovrallanzato da Chicco Medio, quindi rimosse le bandiere, attenzione che resta adesso un quel secondo, Robby è passato, sì, Robby è andato via, anche Alex Pilotino nei confronti di Robby, sì. È davvero tanta, sì, lotta dall'esterno. Alex Pilotino si lancia completamente, bella la mossa di Alex, bravo nel trovare subito lo slancio nei confronti di un Robby in difficoltà. Lotta particolarmente vivace questa per la 10ª posizione, per quel punticino, con Daniele Play di nuovo in 9ª posizione, poi uno strappo come detto per trovare Dr. Wu, un po' nella terra di nessuno in questa stagione, non sufficientemente vicino al gruppo delle prime guide, ma discretamente con un passo migliore rispetto ai restanti piloti del gruppo del secondo blocco. Gira gialla. E invece Daniele Paese porta molto vicino Chicco Driver, Julius Rese, che va subito ad attaccare Chicco Driver con il DRS, e questa mescola soft e nuova è una preda facile per Giulio, che anche lui potrebbe attaccare Daniele Paese, ma poi 10 secondi da recuperare su Dr. Wu, magari con insomma, un po' la classe, la paura di Giulio che più volte ha dimostrato potrebbe ricucire, ma Dr. Wu potrebbe anche approfittare e restare lucido, sapere più volte in effetti Dr. Wu si è mostrato molto maturo già per la sua stagione di esordio, potrebbe essere consapevole che la sorte non recupererà da qui fino al 36esimo giro sempre 2 secondi al giro, e quindi può stare tanto calmo e cercare un po' di amministrare. Tanto sono arrivati 3 secondi anche per Lopeschi, Zampi. Però attenzione, dottor Long. Long con Zampi, sì, una lotta particolarmente vivace che potrebbe garantire quindi a Long la sesta posizione. Arriva all'ultimo lanciato, staccata della 3. Riesce a sopravanzare Zampi, che tenta di resistere all'esterno e chiude la manovra Long con forza di fisico, con molta caparbietà, insomma ha messo subito le cose in chiaro nei confronti di Zampi, tirando una staccata di carattere. Attenzione Lopeschi su Fabio Max. Lopeschi per la 14ª posizione, insomma ancora una volta Fabio Max che tenta di replicare nei confronti di Lopeschi, ma nulla di fatto, i due piloti erano entrambi in Ferrari, Lopeschi ancora sempre vestito i colori rossi qui tranne nella stagione esordio del 2016, qui in Premier League dove corse per la Renault, poi 2017 2018 e quest'anno nel 2020 con la Ferrari. Nel 2017 fu compagno di Fabio Max,
E se non vado errato, andarono entrambi a podio proprio nel 2017, proprio in questa pista, con la seconda e terza posizione. E disconnessione per Kiko Driver, che un peccato, mannaggia, era lì abbastanza vicino con Alex Pilotino. Questo pacchetto di mischia poteva essere abbastanza interessante, perché c'è Daniele che si è un po' allontanato, però Alex, Kiko Driver, Robby, Fabio, Max, magari è un rientro di Trigone, insomma, le potenzialità che abbiamo visto sono abbastanza vicini, poteva esserci un po' di divertimento. Julius Race va sulla racing point di Daniele Play, sembra un po' lontano, non fa la stessa mossa che abbiamo visto in precedenza. Lopeschi su Robby, di Erlong, Lopeschi dentro su Robby, attenzione perché c'è anche il botte di Kiko Driver, che magari credo abbia distratto un po' i piloti e un po' di paura. Nel dubbio Lopeschi è rientrato nella traiettoria ideale, ha deciso di lascia stare. Julius Race all'interno nei confronti di Daniele Play, sale in nona posizione, adesso 10 secondi come detto per recuperare Dr. Wu, ma con 9 tornate ancora disponibili. Lopeschi sopravanza al botte di Kiko Driver, ma Robby è andato lungo alla 4, allora attenzione con Lopeschi che verso curva 5 riesce a bruciare completamente Robby. Stesso sorpasso abbiamo visto effettuare in precedenza da parte di Alex Pilotino proprio nei confronti di Robby. Alex Pilotino che è il prossimo obiettivo per Lopeschi, e poi vediamo altri circa 4 secondi dopo aver sopravanzato Alex Pinotino per rientrare in zona punti con Daniele Kiko Driver. Kiko Driver è disconnesso, che ancora non è riuscito a rientrare, no, tanto di visto... proprio visto un colpo, no, si è spostato la macchina di Robby. E si è spostato il botto, oppure magari era lo scatto di quando rientra in stanza? No, si è spostato il botto. Ah, ok. Quando rientra in stanza avremo un attimino di stacchi che si azzereranno, si andranno a riaggiornare. Eh sì, è da aggiornare il distacco tra Fer e Ennis, me l'avevo perso da 2 secondi e 3, che eravamo, siamo arrivati a 4 secondi. Quindi Fer, senza che il proprio rivale, Fox Luca, nel corso di tutta la prima parte di gara fino alla sosta, se Fox Luca si era tirato del DRS, adesso Fer è riuscito ad allontanare, a guadagnare quasi un secondo e mezzo nei confronti dei suoi rivali per la vittoria di questa del Gran Premio d'Austria. Tanto ci sono dei danni. No, ok, quello per chi come Dio ancora non ha riparato. Fabio Max, questo 31% non mi torna. Non ho visto quando è capitato. Qualche giro fa quando era dietro Alex Pilotino. Ok, intanto Kiko Driver torna in stanza, quindi ci prepariamo un attimino ad avere i distacchi un po' che salteranno. C'è Lopeschi molto vicino ad Alex Pilotino e Daniele Frey non credo, con Giulio Stretto che è stato prima sopravanzato, e credo posso che con Emis sarà calmo. Invece va all'attacco Lopeschi nei confronti di Alex Pilotino alla staccata della 3, gira molto l'arco per magari lasciare spazio ad un'eventuale difesa da parte di Alex Pilotino. È vero, Gentleman Driving in questo frangente tra i due giocatori. Chris Master, testacola di Fabio Max in trazione alla 3, era finito nel prato interno, riesce a ripartire. Chris Master, cosa era successo? Ha passato all'ultima curva chi come Dio. All'ultima curva? Wow. È un po' strettino lì. Bravi, tanto che ho visto la verità. Penalina 3 secondi per Robby, e credo siano arrivati. No, non c'è lì arriva, se non vado. Attenzione Poz Luca che è vicino a Demis. Sì, un po' più vicino in questo frangente, magari si è reso conto che la vittoria ormai è lontana. Intanto adesso Kiko Driver ha ripreso il controllo della vettura, sì. Quindi gli stacchi che torneranno tra pochissimo. E credo a questo punto ci conviene restare con un po' prima, perché gli altri piloti, chi doveva sopravanzare ha già sopravanzato, i piloti con la mescola soft che hanno fatto la strategia inversa adesso tenteranno di recuperare, ma sono dei distacchi parecchio ampli. Abbiamo quindi Poz Luca con Emis ed anche Kiko Driver che ha ripreso il controllo con Robby, e queste due lotte potrebbero regalarci qualche sorpasso in queste ultime tornate. Driver arriva abbastanza vicino nei confronti di Robby, no, si fa solo vedere in staccata. Allora restiamo con Emis e Poz Luca, arrivano anche loro alla staccata della 3, però sembra un Luca Pozzi particolarmente intelligente, particolarmente attendista, senza rischiare troppo, soprattutto vedendo ancora Canino che è lontano, il primo dei rivali in campionato. Canino è quinto, quindi guadagnerebbe 5 punti. Poz Luca nei confronti di Stefano, un giro veloce che vado a vedere a chi è stato accreditato. Lopeschi in undicesima posizione in 1.06
0.32, 0.43 invece per Long. Insomma, sono le due date che si sono fermate a montare la soft, quindi soli 11 millesimi Lovski otterrebbe il punticino extra, ma come sappiamo sarà un giro da dover pubblicare da parte dei piloti, e quindi verrà considerato quello pulito, quello dove sono stati rispettati i limiti in Coppa 1. Quindi vedremo se Lovski sarà pulito, poi si passerà a Long e via via tutti gli altri. E quindi in questo momento comunque Post Lugang con questa situazione andrebbe a guadagnare sia su Canino, su Lopez che è ai margini della zona punti, e poi tutti gli altri sono lontani. Emis ha iniziato la sua stagione seriamente due gare fa, quindi sta così come in Francia. Post Lugang sta perdendo solo nei confronti di Emis, ancora una volta quei tre punti, e 10 nei confronti di una Red Bull. Questa sì è quella di Ferra, ma la scorsa settimana era quella di Brian, che ovviamente è una wildcard, è fuori dal campionato, ha 25 punti, ma è lì più per meri fini statistici. Per quanto riguarda la carriera di Brian, l'abbiamo già trovato poi questa settimana in Pro League, vedremo quello che sarà il futuro per lui. Tornerà, spero, sia lui che Filippo che e i tanti altri piloti che abbiamo conosciuto durante questa pausa invernale con la Formula Open il 4 febbraio, e con la Formula 2 Invitation Tournament, con i due round del Kicko Driver la prima settimana di febbraio. Kicko Driver con Robby, credo che sia solo fatto vedere la staccata della 3, ancora una volta si sì, è praticamente vicino, un po' da quando è rientrato in stanza, è sempre degli scarichi della Mercedes di Robby. Tanto ringrazio anche il buon Mr. Crive, Marco Crivellaro, che dopo ci saremo un po' di Rocket League, visto quella porta che avevo tirato fuori dal nulla in precedenza, davvero non so come mi è venuta fuori, e ci troveremo magari dopo su Rocket League. Lo ringrazio per il bevete, visto che la serata è quasi giunta al termine, ma abbiamo una certa età un po' tutti. Zero da Paes che prova ad entrare nei 10. Lorenzo che ha questa gomma da quanti giri? Perché prima abbiamo visto 15. Ah, ok. Allora dovrebbe arrivare senza problemi. Credevo avesse anticipato per qualche problema, invece come non deve. Purtroppo perdo sulla gara, pesa quel testa quota di inizio gara, anche quel non perfetto, quell'avvio purtroppo per noi. Va subito nei confronti di Krikkonen, di Daniele Pei, pardon, dentro alla staccata della 4, rientra in zona punti, decima posizione, un punto più quel virtuale del giro veloce, quota 2, che però per un pilota che magari se vuole puntare al titolo tutt'altro che sufficiente, due gare davvero no per Lore, e abbiamo detto insomma aveva chiuso 9 gare consecutive sempre in top 5, nessun altro pilota in questa stagione della Francia era riuscito, nessun altro nei campionati fit, solo Topping è ancora in serie, ancora, ha sempre chiuso tutte quante le gare in top 5, ma top in Kessler in Sport League, e insomma queste ultime due gare lo estromettono in maniera un po' più seria, anche credo a livello di morale, dalla possibile lotta per la vittoria, anche se noi insomma ci abbiamo tirato più volte e adesso non ci si è mai veramente sentito. In realtà Francia era stata una delle poche occasioni dove si era dimostrato di meritarselo quel podio. Monaco è il bug dai box che ti fa, è la foto della stagione di ore, il tanto potenziale, però in un modo o nell'altro purtroppo ci perdiamo un protagonista in più, perché in pista abbiamo visto tante belle lotte, però la classifica poi è un po' impietosa vedendo quanto sta tirando Pazzuca in questo momento. Ma diciamo pure che le ultime settimane problemi legati a vita privata e lavorativi, si è allenato in tutto 2 ore per 2 Gran Premi, quindi anche un po' scoraggiato da questo, non so perché tutto quello che gli passa per adesso si vede in gara. Sì, è anche un po' è peccato, molto emotivo, è un po' peccato vederlo là dietro dopo anche il 2018, che comunque è stato uno dei protagonisti insieme a Patrick Spear. Sì, anche perché noi in un modo o nell'altro gli vogliamo bene. Nel 2018 hai ricordato, ottenne diversi record qui in Premier League, è un po' una maledizione che gli ho detto in Australia una volta e non l'ho più ritirata fuori, però ha fatto 8 vittorie, ne manca una per diventare il recordman di vittorie in Premier League, perché eguaglierebbe le 9 di Christian Marcon della passata stagione, quindi
tanto per Luca, attenzione, era andato leggermente lungo alla 1 per far sedere Tsunami poi in trazione, un bel sovrasterzo per Luca Pozzi che sta un po' ampliando, sta aumentando la pressione nei confronti di Ennis, anche quella staccata della 3, siamo arrivati al penultimo giro e come detto è un peccato vederlo fuori perché ci perdiamo una variabile per il campionato, quindi le gare sì magari sono belle, divertenti con più piloti, però quella costanza di Luca Pozzi con grande merito proprio per il pilota dell'Alfa Romeo sta pagando e sta, gli sta permettendo di allungare in classifica. Vediamo se decide di allungare di altri tre punticini nel tentare di attaccare Emis, mentre che Ferra si sta preparando per andare ad iniziare l'ultimo giro dopo la pole conquistata, ha lasciato la vetta quando si è fermato ai box, ha lasciato per tre giri alla Renault di Long che aveva una gomma differente, quindi aveva una strategia diversa di andare più lunghio nei confronti della Red Bull numero 87 che inizia ora l'ultimo giro, le ultime 9 curve. Si prepara subito ad andare dentro alla staccata della 1 della Lauda e noi lo lasciamo lì, adesso qui al centro curva. Nel mentre ci spostiamo per la lotta della seconda posizione di Emis e Postuga, sarebbe la seconda vittoria in carriera per Fabio Ferracini, dopo la seconda pole ottenuta proprio questa sera, la seconda vittoria anche in questa stagione. E vedremo se arriverà anche confermata nel postgara. C'è lotta intanto tra Emis e Postuga, con Emis si difende al centro della traiettoria, alla staccata della 3, con Postuga si sta cercando di farsi vedere. È una delle ultime occasioni, adesso la staccata per male. Curva 4 è abbastanza Emis. Vicino Postuga per tentare un attacco. Svernicia completamente la McLaren di Emis, che è sembrata piantata, forse non si è dato più carico. Va lungo Postuga, va lungo anche Emis, che tampona Postuga, distrugge la sua ala. E questa volta credo sia completamente andato, perché pensavo che il setup più carico avrebbe permesso ad Emis di rispondere a Postuga a cui ne ha guidato, e invece in questo modo davvero compromessa la gara di Emis, che anche lui perde punti nei confronti del leader della classifica. L'unico che guadagna è Ferra, che va dentro nelle ultime due curve. Fabio Ferracini va sotto la bandiera a scacchi e vince il Gran Premio d'Austria categoria Premier League 2020-2021, seconda posizione per Postuga che continua a martellare in classifica. Terzo Emanuele Nardacci, è arrivato anche F, particolarmente vicino a 3 decimi nei confronti di Emis, ma aveva una penalità di 3 secondi. Chiude in quinta posizione, un po' malinconico Stefano Canino, sì, di nuovo in top 5, ma un po' lontano a livello di ritmo. Sesto Dier Long, risalito bene dopo la pessima sessione di qualificazione. Settimo posto per un anonimo, un po' Zampi, non il Zampi che abbiamo visto nelle passate gare. Dr. Wu ancora una volta la miglior seconda guida, è ancora una volta un po' sì nella terra di nessuno, lontano da quelli davanti ed anche da quelli dietro, quindi è lì, fa chilometri importanti. Julius Reis parte la decima posizione nei confronti di Daniele Play e per aveva il una penalità crash... sia Giulio no no aveva una penalità sia Giulio Reis che Lapensky, 3 secondi entrambi, giusto, sì, giusto. E Lapensky era lì con Julius Reis, infatti ha finito a un decimo e quattro. E quindi Daniele Play in una posizione, decimo Giulio Stris, undicesimo Lopeschi che va fuori dalla zona punti e credo non avrà nemmeno l'occasione di ottenere il punto per il giro veloce, perché se non vado errato il dipende più veloce da, batte i primi 10. Eh sì, ma dipende dai risultati. Eh sì, ma tutti e 10 devono... Ah sì, giustamente, giusto. Quindi è più nel dubbio, quindi si consiglia di presentarlo a tutti quanti i piloti, giustamente. Sì, sì. Ma infatti da primo al diciottesimo possono... postare il loro giro veloce. Molto bene, allora festeggia Fabio Ferracini, pilota lombardo di Sesto San Giovanni, e quindi conquista la sua seconda vittoria in carriera, in stagione, in Premier League, e soprattutto un po' gli permette di guadagnare nei confronti del gruppone della quale fa parte, dal terzo posto fino all'ottavo in classifica piloti. Si avvicina un po' ai primi due, uno Stefano Canino ancora una volta, come già detto, anonimo, un po' Struga davvero sempre sul pezzo, e il resto della concorrenza, come detto, Emis è iniziato davvero in ritardo, Long era già lontano, viste i diversi errori nelle gare che abbiamo visto finora nel corso del 2020. Zampi tiene il ritmo essenzialmente, ma insomma sono anche in settima posizione, sono punti pesanti che va a perdere nei confronti di Ferra, e la terza posizione di Lopez, che abbiamo dimenticato di completamente lontana. Sì? Abbiamo dimenticato il drive of the day a Ciderpolina. Allora, nel mentre che provo ad invitare i primi tre, che quindi dalla chat vi invito se volete a
preparare le domande per i primi tre e mi preparo anche questo dato, me l'ero segnato qui, me l'ero sono scritto in grande, però non ci arriviamo con le interviste fino alle 23:59 per fare quelli che arrivano all'ultimo in ritardo, proprio nell'ultimo minuto in zona Cesarino e salvarsi all'ultimo. Auguri a Luca D'Amico, non so se ci sta seguendo perché oggi è il suo 24esimo compleanno, volevo aspettare le 23:59 per dire ehi, tutta la community si è salvata all'ultimo, però credo che poi con le interviste questo e quest'altro non arriveremo fino a quello, non ci arriviamo a quello. Decisamente no, quindi ne approfittiamo adesso per fare un grande augurio al campione in carica della Master League. Vado ad invitare quindi i primi tre classificati, come detto dalla chat, quindi accoglieremo tutte quante le domande per Fabio Ferracini, Luca Pozzi ed Emanuele Narvacci. Raffo, qualche parola di conclusione su questo GP come abbiamo visto con la Prime? No, mi ha stupito particolarmente Long, che partito penultima, ultima posizione, è arrivato sesto. Lopensky un po' così così, fa male vederlo lì, partito 18esimo, è arrivato 11esimo per un decimo, ha sfiorato la zona punti, quindi anche appunto il giro veloce. Ferra molto bravo, perché comunque ha fatto un'ottima strategia, è uscito, gli è andato bene che si è trovato in mezzo a Dr. Long, l'ha diciamo trainato un po' col DRS e ha fatto staccare Emis e Pozzoluca, quindi è stato molto bravo questo. Qualche rimandata a sorpresa, mi permetto di dire il più grande è Chris, poiché insomma da quello che mi aspettavo di vederlo lì in zona punti, addirittura 17esimo, tante difficoltà, è rimandato dopo la qualifica, sicuramente Daniele Play era lì in seconda posizione a giocarsi col virtuale podio, purtroppo errori di inesperienza. Comunque ci hanno raggiunto i primi tre. Io vi saluto, grazie a tutti questo... i primi tre. No. Grazie mille, buona serata, ancora tanto lavoro che dovrei fare. Ciao ciao. Ci hanno raggiunto i primi tre, iniziamo allora da Fabio Ferracini, Ferro 87, seconda vittoria in carriera, in stagione, e poi nel GP di casa dopo la scorsa settimana in Francia che era andata davvero male purtroppo lì alla Signe con chi come Dio, e quindi un buon modo magari per iniziare questo 2021, visto che la Francia, dai, ci facciamo un segno rosso, la cancelliamo. Ciao, buonasera a tutti, ce l'ho fatta Raffa, ce l'ho fatta, porca miseria, ce l'ho fatta, dopo tanto tempo, la prima, sì, dopo Australia, questa è la seconda, sì, no, contento, dai, ci voleva, anche per il morale, perché ultimamente ero veramente a terra e non dico che la voglia mi passa, perché la voglia c'è sempre, però sai, quando cominciano a non arrivare un po' i risultati, poi la sfortuna, poi qualche contatto, eccetera, ci voleva questa vittoria. E qualifica un po' in difficoltà perché ho visto Daniele Play che ha fatto un tempo anche lui, un tempo assurdo, quel 3-2 è stata la prima volta che mi veniva fuori, nelle prove in settimana era sempre più alto, mi è venuto bene, dovrebbe essere pulito, come vado a rivedere. E gara niente, indenne curva 1, grazie a Dio, per una volta. Poi niente, ho fatto la mia gara, concentrato, sono arrivato ai due giri che mi si è accesa la spia delle gomma, e allora ogni curva guardavo, sono a 56, sono a 57, sono a 58%, sono a 60, quindi un po' di ansia all'ultimo giro, però poi ce l'ho fatta. Bello, bello. Molto bene, grazie mille. Allora veniamo al secondo posto di Luca Pozzi, lo dicevamo in live, crudele quanto la Prime sia diventata di livello, nel fatto che anche abbiamo visto lì calmo, poi hai preparato la preda, poi per l'ultimo tentativo completamente bruciato, è sembrato inerme Emis nel secondo rettifilo quando lo si è andato a sopravanzare, ed in vista del campionato è una Prime ancora una volta di livello, visto che il primo in classifica magari non è sempre stato più veloce, però è sempre stato più intelligente ad oggi. Come è andata questa serata? Buonasera a tutti, ciao Raffaele. Ma allora, la serata è andata bene, a parte le qualifiche, ho fatto un tempo abbastanza alto, come un'altra settimana scendevo sotto il 3, ho fatto un 3-3, però va bene, sono partito avanti, sono uscito anche lì in curva 1. Il primo stint con la rossa ho deciso di stare a tendista, perché comunque insomma, ho cominciato a fare anche un po' di gara, subito una gara di intelligenza, che una volta così non avevo bisogno di stare davanti,
come hai usato l'Earth, anche se sono entrato al pit-stop in 100% di Pierre. Poi tra il pit ho perso subito il DRS, non ho capito come in uscita. Poi la fase di sorpasso di Long, che era rimasto fuori, che aveva allungato con la gomma gialla, ho perso un attimo il contatto con Ferra, sono andato anche lungo per paura di essere tamponato in curva 3, tanto che sorpassavo Long, perché eravamo in 2, sei io che con il DRS quindi stavamo attaccando, e mi sono fatto aspettare dietro, giro un po' largo, invece in realtà Elvis ha dirattato come lui non si è messo davanti. Quindi mi sono rimesso lì tranquillo, ho caricato un po' l'ERS, anche nell'ultimo giro volevo attaccarmi, però non sono riuscito. E gli ho detto, dai, ho già potuto curva 4 dell'ultimo giro, è andata bene. Ho visto che mi si è rotto l'ala, mi è sembrato di aver lasciato spazio, credo, poi lo spero, insomma, di non averlo chiuso troppo, non ci ho capito niente. Però bene, dai, diciamo che volevo farlo con Fabio, volevo farlo con Elvis, ma il sorpasso di Long non mi ha consentito di rimanere con lui. Ma è andata meglio così, Luca, dai. Va bene, non ci mancherebbe, anzi sono contento che mi dicevi. No, perché scusa, ti ho interrotto, vai. No, dicevo, come dice Raffaele, no, tutto campionato, l'idea da cui alle prossime gare è sempre quella di prendere meno rischi possibile, comunque cercare di fare questo motivo. La velocità per star davanti c'è, quindi tranquillo, sereno fino alla fine, cioè sta pagando questo atteggiamento, sono contento. Molto bene, grazie. Dicevi Fabio, così almeno no, niente, stavo dicendo, visto che Luca parlava che è stato dietro a Emis tranquillo, con intelligenza, e è stato dietro anche a me, io l'avevo capito che lui era lì che aspettava. Ha voluto che io stavo davanti, perché volendo poteva passarmi tranquillamente, quindi sicuramente faccio complimenti a Luca, perché l'atteggiamento è quello del leader del campionato. Giusto. Non avevo senso passarti in quel momento, perché tanto eravamo inizio gara, non è che ne avevo molti più, perché comunque giravamo veloce, anche se finivo il DRS, comunque giravamo su 6 alto, 7 pedaggio, quindi andiamo a ritmo un po' a cuccia, se dobbiamo prendere tagli, dai, la pagato per il tempo. Se lo dicevamo anche con Raffo, avere una linea davanti ti permette di tenerti qualche decimino, soprattutto nelle ultime due curve, è particolarmente insidioso in questa pista, e poi tanto si recupera di DRS, quindi particolarmente esatto. Bella la testa che si è dimostrata, un po' tutto il gruppo ha adoperato questa tattica, quindi fa piacere ciò che sia stata un po' di maturità ancora una volta dimostrata di più in Premier League. Un po' un disastro al via, però può capitare. E non ho capito cos'è che è successo. Credo Chris, successo. Almeno io ho visto Chris Master un po' scondolare tra Giulio Strace e il muretto box, ha seminato un po' di detriti lì, poi dopo è andato lungo con il pendo zampi a curva 1, almeno per lui ho visto questo, per gli altri piloti non ho fatto caso, se magari qualche detrito, un po' di paura diciamo. E molto bene, veniamo quindi al terzo posto invece con Emis, che insomma, la scorsa settimana era sfuggita solo di un millesimo, questa sera è sfuggita di un giro, non la vittoria, però la seconda posizione per te, che classifichi alla mano, come detto hai iniziato un po' in ritardo questa stagione, però il potenziale c'è, magari semplicemente una grande annata sprecata, magari più per le difficoltà di connessione, però magari insomma, è ancora lunga, siamo a metà stagione, siamo entrati nella seconda metà di stagione, perché abbiamo chiuso l'11° GP, quindi come la vedi questa serata? Come fai a vedere il bicchiere mezzo pieno da questa serata, diciamo? Per il ritmo, dai, comunque certo. Beh, allora, innanzitutto voglio fare i complimenti a Fere, che ha fatto una bella gara. Complimenti, pole, gara, insomma, grazie. Grazie. Vittoria meritata, a mio avviso. E detto questo, niente, purtroppo mi ero allenato un po' per la partenza, ho trovato il giusto compromesso, sembrava che, o perché il momento della partenza, quella vera, niente, mi è ripartito, ho perso una posizione e poi niente, poi c'è stato un po' di parapiglio con Daniel Clay e, non mi ricordo se Daniel Play con Poz Luca, non mi ricordo, credo di sì, si sono affiancati credo in curva 2, comunque l'ho passato tutte e due, sono talmente nervoso che non so se sto dicendo una cavolata o è giusto quello che sto dicendo, perché non mi ricordo, c'è un momento di vuoto. Era long
Bunga dopo la sosta, no, sì, nella... allora, prima della sosta era sì, sì, no, no, giusto, giusto. Quando sono passato Daniel Play, che c'è stato un parapiglia, ecco che c'era anche F, adesso mi ricordo. Quindi poi sono riuscito a staccare, ho tirato come un funzionario per recuperare, recuperare, e poi ho fatto un errore in curva 3. E lì ho riperso quasi un secondo, poi comunque alla fine, avendo comunque strada libera, ho potuto attaccare all'entrata in box e io ho recuperato tanto, visto che non c'era nessuno dietro, e poi niente, poi ecco, è successo come ha detto Postore con Dr. Long, e mi sono messo davanti. A quel punto era tardi e quindi ho preferito star davanti e non dietro a Pozze, perché comunque ero, credo, leggermente più carico, perché io ne avevo di più nel settore centrale, e solo che non riuscivo. 2-6 io. Io 7. E quindi ne avevo di più nel settore centrale, solo che non, sempre per poco non riuscivo a a togliere dal VRS. Quindi alla fine, con visto Fabio, io pensavo che Fabio mi dasse una mano a farmi dare il VRS, invece non se ne è accorto che ero io dietro all'ultimo giro, perché se prendevo il VRS mi sarei salvato. Io purtroppo ormai stavo senza erse, stavo con punta gocce e niente, riguardo al danno alla fine, un contatto di gara, nessun problema. E quindi ho perso il secondo posto a mezzo giro alla fine, e peccato, perché invece di andare a 48 sono ritorno a 54, peccato. Voglio ringraziare innanzitutto il mio capo tecnico di legge, perché in questi giorni mi ha dato dei piccoli consigli, perché nonostante il mio buon risultato è una pista che comunque, visto la mia situazione, e trovo sempre piccole difficoltà, anche se quest'anno comunque sono riuscito a fare una buona figura, quindi farei tra virgolette la pista un po' più ossia, perché accelera e frena insomma per me è un po' un handicap. Il resto va bene così, come dici te, Hiroshi calca la mano, gli ultimi 5 gare sono quello che ha fatto più punti, però purtroppo le gare non sono gli ultimi 5, ma anzi sono 11, e quindi peccato. E molto, complimenti a tutti. Molto bene, grazie mille, restiamo sempre al volo con te, proprio che sei entrato un po' nel tema, questa pista era ostica per le tue difficoltà. Prossima pista invece si tornerà ad essere di percorrenza, un po' come in Francia, dove al solito ti sei comportato sempre molto bene, quindi Silverstone, idee per Gran Bretagna la prossima settimana? Tacco, non c'è niente da fare, ormai tocca recuperare, quindi tocca andare all'attacco. La pista mi piace, come ti ho detto, e sono insomma ottimista, poi ovvio che poi le gare ogni volta è una storia a sé. Massimo impegno e poi vediamo cosa succede a fine gara. Molto bene, grazie mille. Luca invece fare... voglio fare un saluto al mio fan tedesco Valentino, lo saluto e niente, ci si riprova la prossima volta. Molto bene, grazie mille. E quindi Luca invece domanda simile, essenzialmente sugli obiettivi per la prossima settimana in Gran Bretagna, credo confermato stare calmi con la testa, come detto in precedenza. Sì, sì, assolutamente, perché comunque, come dici tu, quest'anno la categoria è veramente di livello, cioè di solito almeno per quello che ne so, tutti gli anni sono passati 2-3, massimo 4 piloti ad avere la potenzialità di vincere la gara, invece quest'anno siamo in 8 più, quando ci arriva anche qualche wild card rischiamo di diventare 10. E quindi che fa la differenza sono non rompere ali, non fare tagli e arrivare sempre lì. Gli obiettivi delle prossime gare è continuare così su 11 gare, se tolgo la gara di Baku, che è stata quella del Bahrain, scusate, che è stata quella dove ho fatto quegli errori, dove ho rotto ali e quant'altro, sono sempre arrivato in top 5. Ripeto, penso sia l'atteggiamento che potrebbe pagare da qui alla fine dell'anno.
Poi il campionato è lungo, i lotti veloci sono tanti, quindi sarà bello vedere come finirà anche per chi guarda. Quindi ti senti più Gilles e Patrick 2017-2018 oppure Mornon e Luni, quindi Patrick e Gilles freddi calcolatori, Mornon e Luni invece recuperare i punti, perché in effetti abbiamo un 50-50 per chi ha vinto il titolo in Prime, due freddi calcolatori e due a recuperare punti di cuore proprio vinta all'ultimo. Come sei più Patrick e Gilles, quindi... Beh, diciamo che le condizioni in questo momento mi mettono nella condizione, scusate, la condizione di essere come Patrick e Gilles, insomma, anche perché, ripeto, siamo talmente tanto vicini e talmente tanto veloci che è difficile spiccare. Cioè, tra l'altro anche Daniele Play sta facendo dei miglioramenti assurdi e anche stasera è partito in prima fila, poi in gara si è perso un po', quindi veramente siamo in tanti che ci giochiamo le posizioni davanti. Credo sia impossibile quest'anno primeggiare a livello di velocità, un po' come poteva essere stato Luni l'anno scorso, che ne aveva tanto più di tutti, ma poi ha fatto qualche errore qua e là. Credo che, ripeto, quest'anno sia veramente impossibile. Molto bene, grazie mille. Veniamo anche a Fabio per sì gli obiettivi di Silverstone, insomma stiamo chiacchierando, vista la seconda metà di stagione, anche un po' di obiettivi di campionato. È una buona vittoria questa, non dico per rimettere nel mirino Luca, vista la cinquantina di punti così come Emis che accusi, però magari per la zona finals, per un terzo posto, visto che Lore Lopez che queste ultime due gare è stato un po' lontano dalle zone interessanti della classifica. Sì, sì, quello... allora Raffa, io guardo gara per gara, sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare più avanti possibile, mi sono perso via in alcune piste per errori miei soprattutto, per contatti, per contatti anche di altri, perché poi gli altri eccetera può capitare, non è un problema. Mi associo completamente a quello che dice Luca, che qua il livello è alto, quindi difficile già, diciamo, davanti a qualcuno, però sono convinto che Luca abbia la testa e il passo per star davanti anche a tutti gli altri. Questo è un complimento che faccio a Luca, non voglio portarlo male, assolutamente. Grazie, stavo riflettendo sulla cosa. Poi niente, per la gara di Silver settimana prossima non voglio dire niente, perché quando dico che la pista mi piace succede qualcosa. Maledetto. Esatto, appunto, quindi non dico niente, vediamo, piuttosto dico che non mi piace, come non mi piaceva questa, come non mi piaceva Spagna. Quando dico che mi piace la pista succede qualcosa, quindi l'obiettivo è quello di... I costruttori, a questo punto i costruttori potrebbero essere a portata, ci proviamo per mettere un altro gagliardetto alla Red Bull, dopo l'anno scorso. Beh sì, anche con Dr. Wu effettivamente, anche lei l'abbiamo detto, è un po' nella terra di nessuno, il tuo compagno di scuderia Claudio, perché è un po' troppo lontano da voi, ma sufficientemente davanti al secondo blocco del gruppo, quindi... effettivamente sì. Per sì, le sì, seconde sì. Guide è quello che sta aiutando di più, diciamo, poi la vittoria, insomma, la scorsa settimana di Brian rende sì in effetti la lotta costruttori un po' più interessante per Luca, se vuole ottenere anche questo titolo insieme a Chris Master. Quindi vado al volo a prendere il sondaggio, i risultati per quanto riguarda il Driver of the Day, che viene vinto con il 50% delle preferenze da Fabio Ferracini, quindi Ferro 87, qualche voto anche per Long, Emi Spotsuka e lo stesso prima citato Dr. Wu, quindi complimenti a Fabio per, insomma, la vittoria in casa, ha aiutato. Grazie, casa di chi? Non mia. Per il per la licenza, Red Bull, dai, della Red Bull, sì, giusto per la licenza. Casa mia proprio no, perché è una pista che non mi piacerà mai, però comunque grazie mille a tutti del voto. Aspetta, qualche chilometro di geolocalizzazione, è lì più o meno, è un attimo. Sì, sì. Molto bene, grazie quindi ai primi tre per essere stati qui con noi, grazie Fabio e buonanotte. Ciao, grazie, buonanotte a tutti ragazzi. Grazie anche a Luca e buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie a voi. E anche ad Emanuele, grazie e buonanotte. Buonanotte ragazzi, grazie.
Ringraziamo anche tutta quanta la regia, i direttori di gara, chi è stato nell'ombra, diciamo, in questa settimana marchiata FIT e chi si è fatto vedere qui in chat. Ancora una volta siete stati bellissimi anche questa settimana a seguire i campionati marchiati FIT che hanno ripreso ad alti regimi. Insomma, oggi abbiamo davvero visto una bella gara studiata e soprattutto una bellissima qualifica, di nuovo un millesimo a separare la Red Bull in prima posizione e la vettura in seconda posizione la scorsa settimana, la McLaren di Hamis, e questa sera la Racing Point di Daniel Ricciardo, però in qualifica. Siamo quindi in conclusione, vi ricordo gli appuntamenti per la prossima settimana con i campionati FIT che sbarcheranno a Silverstone, e restiamo in Europa, proseguiamo questa tournée europea con il Gran Premio di Gran Bretagna, al solito dal lunedì con la Sport League, martedì la Pro League, giovedì l'appuntamento con la Master League e venerdì torneranno invece i piloti della Prime League. Io ringrazio anche Raffo per essere stato alla regia, un po' il commento, l'aiuto in generale per questa serata. Grazie Raffo, buonanotte. Grazie a te, Raffa, buonanotte a tutti. Ancora grazie a chi ci ha seguito e mi raccomando, seguiteci anche sui social, Instagram, Discord, Facebook, Twitter, il canale Telegram ed il sito www.formulaitaliantin.com per non perdervi davvero nessun metro di questa seconda parte di stagione con i campionati FIT. Siamo in conclusione definitivamente e quindi mi raccomando, Anna presto, solo se FIT non è live. Ciao a tutti e buonanotte.